Buongiorno a tutti, volevo salutare e ringraziare tutti i presenti, in particolar modo il notaio Fabrizio Presiri che è presente, di Avellino, la plumatica nella persona del signor Giuseppe Del Giorno, che ci illustrerà un po' tutti i prodotti della plumatica, e il relatore geometra Giovanni Del Botta, giusto? Sì. Giulia Botta, porto le scuse da parte dell'avvocato Maria Stella Saveriano, in quanto non è potuta essere presente per problemi personali. E buon lavoro e grazie. Passo la parola al geometra Giulia Botta, giusto? Buongiorno a tutti, grazie al Presidente del Consiglio per invitarci in appuntamenti così importanti. Per noi incontrare i clienti sul territorio è sempre un piacere. Sente bene il microfono? Ok. Allora, oggi per voi ho selezionato una serie di argomenti. In realtà questi argomenti non ci ho pensato io, ma li ho selezionati perché sono alcuni aspetti per i quali, specie il geometri, che sono la maggior parte dei nostri clienti per il software Successo One, ci chiedono chiarimenti. Quindi sono stati i vostri colleghi che hanno selezionato per noi questi argomenti. Partiremo un po' dal quadro normativo. Sapete che per questa particolare problematica il quadro normativo è un aspetto molto importante. Per risalire alle origini dobbiamo fare un salto indietro nella storia di oltre 150 anni. Dobbiamo ritornare alla Costituzione del Regno d'Italia. Praticamente la prima legge italiana che riguarda la successione è la legge 585 del 23 marzo 1862. In pratica quello che era il sistema piemontese viene esteso a tutta l'Italia, e rispetto a quello di tutti gli altri staterelli, come potete immaginare, perché noi abbiamo seguito questa linea, è anche quello più gravoso in termini economici. Perché è importante tenere presente dell'evoluzione normativa per il trasferimento dei beni delle successioni mortis causa? Sapete benissimo che la materia è regolamentata da un aspetto principale, cioè noi dobbiamo riportare alla data di morte, decesso del cuius, il quadro normativo vigente all'epoca. Quindi dobbiamo calcolare i valori dei beni alla data di morte. Infatti ancora oggi potrebbe capitarci di trattare una successione che si è aperta qualche decennio fa per diverse cause, poi per dimenticanza degli eredi. Quindi dobbiamo fotografare tutto a quel momento. Quindi sia per quanto riguarda le leggi, sia per quanto riguarda soprattutto l'aspetto fiscale, anche perché, come vedremo, la dichiarazione di successione, il nostro famoso modello 4, è un puro adempimento fiscale, punto e basta. Cioè, la dichiarazione di successione la facciamo perché gli italiani sembrano ansiosi di poter pagare le tasse, quindi per accontentarci presentiamo la dichiarazione di successione. È chiaro che io in questo corso storico non potevo mettere tutte le normative, perché sicuramente sono tante. Ho evidenziato quelle un po' critiche. Ad esempio, se oggi dovesse capitarci di gestire una successione che si è aperta un certo periodo, ad esempio dobbiamo calcolare ancora l'IBIM. Ok? Quindi in un certo periodo va calcolato l'IBIM. Un'altra tappa importante per le successioni è quella del 20 settembre 1975. Stiamo parlando della riforma del diritto di famiglia. Perché è importante questa data? Perché finalmente il coniuge, che nelle successioni arriva sempre un attimino dopo, diventa un erede a tutti gli effetti, cioè eredita proprio parte di proprietà dell'essenza del deputato.
prima veniva concesso al massimo l'usufrutto o l'utilizzo della casa, tappa importantissima. Il decreto legislativo, noto anche come testo unico sulle successioni, viene pubblicato nel 1990, il decreto legislativo 346, che ancora oggi è il nostro riferimento per trattare questa problematica. Mentre il 1 luglio 2000, anche il 1 luglio 2000, è una tappa essenziale. Per quale motivo? Insomma, per diverse motivazioni. Uno, che cambia la metodologia di calcolo per l'imposta di successione. Ricordate, qualche decennio fa, per calcolare l'imposta di successione c'erano delle tabelle con gli scaglioni e aliquote progressive. Quindi ricordate, poi intorno agli anni 70, agli anni 80 non esistevano nemmeno i computer, quindi andare a fare quelli calcoli nelle tabelle poteva essere, diciamo, abbastanza complesso. Ma dal 1 luglio questa metodologia di calcolo viene archiviata e si passa alle aliquote proporzionali, per cui si determina la quota che eredita l'avente causa e a quella si applica un'aliquota proporzionale. Viene introdotta un'importante agevolazione che riguarda la prima casa, poi semmai in seguito vedremo come accedere a questa agevolazione fiscale. Precedentemente, nella dichiarazione di successione, nel modello 4 per le successioni apertesi prima di questa data, andavano indicati anche i beni venduti dal decurus negli ultimi 6 mesi di vita. Dal 1 luglio del 2000 questo non è più necessario. Sapete bene che il decreto legislativo 346, il testo unico delle successioni, in realtà ha conosciuto anche un periodo di inapplicabilità. Ricordate, il governo Berlusconi sospese questa imposta a partire dal 25 ottobre del 2001 fino al 3 ottobre del 2006. Ecco, in questo periodo l'imposta di successione non è dovuta, quindi anche se oggi dovesse capitarci di trattare una dichiarazione di successione apertasi in quel quinquennio, sappiamo bene che l'imposta di successione non deve essere corrisposta. Ma solo l'imposta di successione, non le ipocatastali e tutto quello che dobbiamo autoliquidare, solo l'imposta di successione. Anzi, questo poi ha generato pure un problema, in realtà una regola eccezionale per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali. Vi dicevo, negli ultimi 150 anni, un po' l'origine della nostra storia, davvero la normativa si è stratificata. Questa stratificazione poi è l'aspetto che ostacola un po' la gestione delle successioni. Le leggi non sono mai superate. Non è come ad esempio per la sicurezza dei cantieri, dove adesso ci sta il decreto legislativo 81, è stato abrogato il decreto legislativo 494, no, qui praticamente la legge non è mai superata. E poi c'è un altro aspetto: almeno una volta all'anno le successioni sono interessate da provvedimenti legislativi, anche per la sola modifica del tasso legale, ad esempio, questo cambia i coefficienti di calcolo dell'usufrutto, ma anche i calcoli degli interessi moratori nel provvedimento operoso. Ad oggi qual è il quadro normativo a cui facciamo riferimento? Quindi è sempre il testo unico sulle successioni, il decreto legislativo 346 del 1990, che è stato riportato in vita dalla legge 286. Quindi, dopo la sospensione del famoso quinquennio, ritorna in auge il decreto legislativo 346, che oggi è il nostro riferimento per le successioni. Vi dicevo, l'evoluzione normativa, quella più importante, è sicuramente inerente all'aspetto fiscale. Io adesso ho inserito giusto qualcuno, vediamo di cosa si tratta. Allora, la finanziaria 2007, ossia la legge 296, cosa conteneva? Conteneva
sembra una ridefinizione delle franchigie di esenzione per gli eredi legittimi e viene introdotta anche all'elevata, a 1,5 milioni di euro, la franchigia per gli eredi portatori di handicap. Con questa finanziaria, per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006, nel caso in cui l'asse ereditario comprendeva delle aziende o rami di aziende che venissero trasferiti solamente ai discendenti, cioè i figli a scendere, viene introdotta un'importante agevolazione, un'importante esenzione non solo dall'imposta di successione ma anche dalle ipocatastali. Successivamente, quindi, diciamo, per ripercorrere l'esatto iter, questo beneficio con la finanziaria 2008 viene esteso anche al coniuge, cioè se è il coniuge ad ereditare, anche il coniuge può accedere a questa agevolazione fiscale. Come ho detto una cosa prima, gli eredi si dovranno impegnare a condurre l'azienda per almeno 5 anni successivi. Okay? Quindi con la finanziaria 2008, per le successioni apertesi dal 1 gennaio 2008, anche il coniuge può accedere a questa agevolazione fiscale. Vedete, sono importantissime queste date, perché se oggi dovessimo trattare una successione che si è aperta prima del 1 gennaio 2008, c'è il coniuge, non può accedere a questa agevolazione fiscale. Un'altra disposizione importante, la legge 128, infatti, che definisce i minimi di imposta per le ipocatastali, le eleva dagli ex 169 euro a 200 euro. In realtà siamo abbastanza fortunati, perché sembra persistere, cioè sono passati quasi 3 anni e ancora è rimasto 200 euro. Vedete, ci sono dei casi particolari in cui, anziché applicare il 2 e l'1% per le ipocatastali, vengono applicati i minimi di imposta. L'esempio di questa è l'agevolazione prima casa, ma ci sono anche altre agevolazioni fiscali che fanno riferimento ai minimi di imposta. Il minimo di imposta comunque è da corrispondere quando i valori calcolati in modo proporzionale con il 2 e l'1% non arrivano a 200 euro, quindi se il nostro calcolo ci restituisce un importo minore, dobbiamo comunque restare il minimo che corrisponde a quei 200 euro. Un'altra disposizione, importante, poi qui abbiamo notato su questi aspetti un po' legati a quello che sono le recenti vicissitudini, riguarda il decreto legislativo 154 in materia di filiazione. Sapete bene che c'è stata sempre questa netta distinzione tra figli naturali, adottivi, legittimi, illegittimi. Finalmente scompare, diciamo, tutta questa cosa per cui sono tutti figli, anche adottivi. Poi se noi potremmo vedere anche quali sono le parti del codice civile che va a modificare questa disposizione legislativa. Approviamo, quindi ci avviciniamo un po' a quelle recenti, sicuramente ricorderete il decreto semplificazioni, decreto legislativo 175 del 2014, in realtà va a modificare 3 articoli del testo unico sulle successioni. Vediamo quali sono questi articoli e soprattutto come li modifica. Il primo, al comma 6 dell'articolo 28, recitava che bisognava presentare una successione integrativa della dichiarazione di successione quando l'agenzia erogava dei rimborsi fiscali. Qua si tratta di una vera e propria semplificazione, infatti oggi l'erede, a partire dalla successione apertasi dal 13 dicembre del 2014, non deve più presentare questa dichiarazione integrativa. Sapete che l'integrativa comunque ha un costo, comunque si devono corrispondere i minimi di imposta, che dalle nostre parti si aggira almeno sui 499 euro, senza calcolare i tributi speciali. Questa è una vera semplificazione, perché se da un lato
il contribuente non deve presentare questa dichiarazione successiva a seguito del rimborso fiscale, dall'altra parte l'ente è obbligato praticamente a liquidare l'imposta di successione già al netto dell'imposta, del rimborso che dovrebbe avere l'erede. Quindi qua si tratta di una semplificazione vera e propria. Di solito tutti quanti noi sappiamo che quando è lo Stato ad esigere dobbiamo subito liquidare, poi quando è il contribuente ad avere i tempi si allungano in maniera esponenziale. Questa, quindi, questa semplificazione è davvero importante. Se ne era sempre parlato, c'era questo disegno di legge relativo all'innalzamento del tetto entro il quale non è necessario presentare la dichiarazione di successione. Il comma 7 dell'articolo 28, quindi finalmente viene modificato, per cui ci dice che quando sono verificate tre condizioni non è necessario presentare la dichiarazione di successione. Quali sono queste tre condizioni? Allora, la prima è che gli eredi siano parenti in linea retta, cioè ascendenti e discendenti, o coniuge, che l'asse ereditario non deve essere inferiore a 100.000 euro e che, sempre nel patrimonio che si trasferisce, non devono essere previsti beni immobili o diritti reali immobiliari. Verificate tutte e tre queste condizioni, quindi non è necessario presentare la dichiarazione. In realtà a variare è l'importo di 100.000, che prima... purtroppo non so come si abbassa il volume, qua posso fare un tentativo. Prova. Chiudere questo qua. Allora, dicevo, la novità in cosa consiste? Nell'aver innalzato quel 100.000 da 25.800, anche se 50 milioni di lire, fino a 100.000 euro, questa è un'importante novità. Io ritengo che anche il nuovo comma 3 bis dell'articolo 30 è abbastanza utile, perché in questo caso ci concede di allegare alla dichiarazione di successione non più la documentazione originale, ad esempio la fattura dell'agenzia funebre per documentare quella spesa. Possiamo allegare anche copie, fermo restando che poi l'agenzia può comunque richiedere in tempi successivi documentazione originale. Quindi, vedete, questo decreto semplificazione effettivamente per la materia delle successioni è una semplificazione vera e propria. Approdiamo alle ultime due leggi di stabilità. C'è un canarino del microfono. Forse è troppo alto il volume. Ok. Vabbè, penso che fischia, no? No, dico io, si è spinto, forse perciò fai un difetto, fai la differenza. Allora, approdiamo le ultime due leggi di stabilità, 2015 dell'anno scorso e stabilità 2016 dello scorso dicembre. Qual è l'aspetto importante della legge di stabilità 2015? Che viene diviso il ravvedimento operoso. Ravvedimento operoso, vi ricordo che se dovessimo presentare oggi una dichiarazione di successione oltre l'anno, quindi abbiamo un anno di tempo per presentare la dichiarazione di successione, se lo facciamo dopo quest'anno dobbiamo presentarla con il ravvedimento operoso, ossia oltre alle imposte che dobbiamo autoliquidare, dobbiamo autoliquidare anche sanzioni e interessi legali moratori. Quindi quando prepareremo il modello F24 dovrà essere comprensivo anche di sanzioni e di interessi. La nuova era del ravvedimento operoso. Allora, prima in realtà potevamo ricorrere al ravvedimento operoso
entro un anno dalla data di scadenza, cioè dalla data di decesso del decurus, avrà un anno di tempo per presentare la dichiarazione di successione e un altro anno per presentare la dichiarazione di successione in ravvedimento operoso. Ecco, questo limite di un anno è stato eliminato. Qual è il limite? Corrisponde allo stesso limite al quale l'Agenzia delle Entrate può emettere un provvedimento di liquidazione. Entro quanti anni l'Agenzia delle Entrate poteva farci un accertamento? Era 5 anni, fino a fine dell'anno solare, però. In 6-5 anni si compivano a gennaio, in realtà erano 6 gli anni. Quindi questo è limite di un anno viene eliminato e in questi 5 anni, chiusura anno solare, possiamo presentare, fare ricorso al ravvedimento operoso. In particolare prima cosa accadeva dopo il secondo anno? Non ci conveniva presentare la dichiarazione di successione. Aspettavamo questi 5 anni, quindi se veniva qualcuno da noi, sono passati 5 anni, mancava un mese, vabbè, aspettiamo questi 2 mesi, perché cosa succede? Dopo questo termine sono in prescrizione sanzioni ed interessi, quindi c'era un risparmio. Ancora oggi è così, però diciamo adesso con la tecnologia è un po' più difficile sfuggire diciamo, questo controllo, almeno che adesso ancora si viva i suoi, ancora non fa niente, se nessuno deve arrivare bene potrebbe essere il caso. Allora, l'ultima legge, provvedimenti che riguardano la legge di stabilità, in realtà erano pure del 2015, tasso legale viene aggiornato ogni anno, quindi nella legge di stabilità 2016 viene aggiornato il tasso legale, si passa dall'ex 0,5% all'attuale 0,2%, quindi se dovessimo calcolare gli interessi moratori per una successione un ravvedimento operoso per i giorni ricadenti dal 1 gennaio 2016 gli interessi sono dello 0,2%. Ogni volta che cambia l'interesse legale sapete bene che cambiano i coefficienti di usufrutto. Quando è che ci servono i coefficienti di usufrutto? Quando nella successione è trasferita una nuda proprietà. Ok? In quel caso dovremmo calcolare tutto in funzione di questo. Diciamo, questo è il quadro normativo secondo gli ultimi aggiornamenti. Io suggerisco 2 documenti, perché poi la difficoltà qual è? Ci sembra aver chiaro tutto sulle successioni, ma appena arriva un cliente abbiamo un caso unico al mondo. Ma proprio questo caso deve capitare a me. Quindi succede sempre questo. Anche per onorare la categoria io mi sono documentato su questi due documenti, la prima la famosissima circolare 3 dell'Agenzia delle Entrate e il secondo è lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato, contiene anche degli esempi di calcolo, quindi veramente sono degli ottimi riferimenti. Allora, questo diciamo un po' il quadro generale. Sarebbe bene parlare anche di tipologie di successioni, so per cedere la parola al dottore, andando a distinguere quelli che sono i due casi caratteristici, successione legittima e successione testamentaria, anche in funzione di quelli che possono essere le nuove disposizioni legislative che di recente affollano il Parlamento, quindi cederei la parola ci darà il massimo esponente di questo ramo. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito ai consiglieri che hanno voluto. Pronto? Sì. Okay. E grazie quindi ai consiglieri, al presidente, al cons-
consiglio e al dottore Botta, che effettivamente ha fatto una bellissima ricostruzione dell'escursus storico delle successioni. Io vorrei effettivamente, come vedete, nell'arco del tempo le successioni, immaginiamo, che so, la figura del coniuge ha subito delle evoluzioni, no? Questo vi fa capire come le successioni sia un particolare campo dove il legislatore ha fatto delle scelte politiche. L'articolo 42 della Costituzione tutela la proprietà anche nella fase successoria, ma non è escluso che uno Stato totalitario o comunista abbia potuto fare altrove una scelta di esproprio, virgolette, della proprietà mortis causa, per cui alla morte tutto torna allo Stato e si riparte da zero. Quindi invece, al contrario, noi abbiamo un tipo di ordinamento che invece per scelta politica tutela la proprietà anche nella fase mortis causa della successione. Il principio importante che il dottore Botta pure ha evidenziato è quello che per cui la successione mortis causa è retta dal tempo del decesso, importantissima, e importantissimo il riferimento alla legge del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia, dove il coniuge cambia ruolo ed è introdotto come regime patrimoniale della famiglia ordinario quello della comunione legale dei beni. Ora, il mio compito, in realtà, volevo che fosse più che di tipo tecnico, ed è stato molto tecnico il dottore Botta, invece di possibili interferenze che noi notai e voi geometri abbiamo in questa materia, nel senso che noi ci troviamo sempre più a collaborare, a ragionare su delle prospettive di casistica molto delicate. E questo anche addirittura non solo nella fase post mortem del soggetto, ma anche nella fase della consulenza, cioè sempre di più voi, ma lo siete stati storicamente voi le figure di riferimento di tante persone che dovevano regolare, ma nella fase precedente al loro decesso, la loro successione mortis causa, no? Quante volte siete stati chiamati a in qualche modo dare consulenza nella fase della redazione di un testamento olografo? Ovviamente siete più, naturalmente investiti della funzione di curare la dichiarazione di successione, no? Il post mortem, che voi sapete essere un adempimento di tipo fiscale, regolato, come diceva giustamente il dottore Botta, dal decreto 346. Entro un anno, più la voltura catastale nei 30 giorni, e quindi siete maestri in questa cosa. Il notaio invece si trova in una fase in cui la dichiarazione di successione è, un adempimento che cura, ma non lo deve curare, cioè lo cura magari per un'avventura, ma non è che è proprio il naturale destinatario della dichiarazione di successione, mentre al contrario si occupa della fase precedente, magari della redazione di un testamento pubblico, del deposito di un testamento segreto, della pubblicazione del testamento. Senza la pubblicazione del testamento, il testamento non è esecutivo, no? Così come si occupa il notaio dell'accettazione dell'eredità, sia essa pure semplice o con beneficio dell'inventario, se l'erede ha paura di cosa ci sia nella successione, beneficio dell'inventario, della rinuncia dell'eredità, anche se sapete che si può fare in cancelleria. E poi solo per avventura, ma è secondario per lui, perciò voi siete i naturali destinatari della dichiarazione di successione. Succedere, voi sapete che cosa vuol dire? Succedere vuol dire subentrare nell'universum ius del deus, del soggetto che è morto, cioè si subentra in tutto, nei diritti e nei doveri, negli obblighi e nelle situazioni attive, nei diritti presenti e in quelli futuri. È chiaro che se questo è vero, la successione, nella qualità di chiamato ad eredità, comporta delle responsabilità molto forti che vanno ultra vires, cioè oltre l'attivo. Se io mi ritrovo a essere erede di una successione negativa, io rispondo anche col mio patrimonio personale, oltre quello che mi è derivato dalla successione mortis causa. Per cui voi capite anche che il fatto stesso che la responsabilità va oltre l'attivo, comporta che la scelta di essere erede deve essere una scelta volontaria, da cui la necessità che il chiamato all'eredità, che non è ancora erede, accetti l'eredità affinché diventi erede. Quando si ha una successione, sia essa testamentaria o legittima per legge,
in assenza di testamento, c'è una chiamata, c'è una vocazione, ma se non viene accettata, il chiamato non è erede. Sapete che si accetta l'eredità o espressamente o tacitamente, cioè comportandosi da erede. Classico caso in cui l'erede viene chiamato, più tecnicamente, viene dal notaio e dice: vuole vendere un terreno sul pervenuto per successione. Bene, dice, lo puoi fare, fai la dichiarazione di successione, prevedi la vendita. Nel fare la vendita io mi sto comportando da erede, cioè sto dicendo tacitamente accetto, mi sta bene essere erede e vendo. Quindi ho fatto un'accettazione tacita. Tradizionalmente, come diceva il dottore Botta, distinguiamo la successione legittima, cioè quella avvinta stato in assenza di testamento, una successione testamentaria, che è quella che si apre in presenza di un testamento, le due possono anche coesistere, e la successione necessaria, quella dei famosi legittimari, la famosa riserva o la, diciamo tecnicamente legittima, la quota di riserva. Che però quella necessaria, e anche qui è una scelta politica, non è un terzo genus, cioè non è un terzo tipo di successione rispetto alla legittima per legge o la testamentaria del testamento, ma è un limite che si dà al testatore, sempre per scelta politica, un limite del potere di disporre come vuole dei beni. Cioè dice l'ordinamento, caro testatore, caro soggetto, tu puoi disporre come vuoi dei tuoi beni, però devi rispettare dei limiti. Ci sono dei soggetti che sono il coniuge, i figli o in assenza di figli i genitori, che hanno diritto ad una certa quota, la cosiddetta quota di riserva, e tu li devi rispettare, o meglio puoi anche non rispettarli, non è detto che io li debba rispettare, ma poi i legittimari, questi particolari soggetti che voi lo sapete chi sono coniugi, figli o in assenza di figli genitori, possono lamentarsi dopo la morte e impugnare o il testamento o le donazioni per recuperare parte dei beni che gli sono stati sottratti con l'azione di riduzione. Ma anche questa è una scelta politica, non sta scritto da nessuna parte che deve essere tutelato il coniuge o deve essere tutelato il figlio. Una scelta politica, il nostro ordinamento dire che il figlio ha diritto ad una certa quota, così come il coniuge ha diritto ad una certa quota. Qual è la differenza tra successione legittima e necessaria? Legittima per legge, necessaria, che qui l'abbiamo visto essere riservata a certi soggetti. Innanzitutto è una differenza di tipo quantitativo, cioè la quota è diversa. Facciamo un esempio pratico, no? Tendenzialmente, anzi matematicamente, le quote di riserva, quelle riservate a certi soggetti, sono più piccoline di quelle della legittima, ma per altri motivi. Perché nelle riserve, nella quota di riserva, per differenza c'è la quota disponibile. Facciamo un esempio, c'è un coniuge, c'è il coniuge, non un coniuge, ne abbiamo un solo coniuge da Sofia, il coniuge è un figlio. Ah, bravissimo, vedi? L'articolo 581, in presenza di coniuge e un figlio, che cosa ci dice? 581. Dice l'articolo 581, successione per legge, senza testamento. Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità. Se alla successione concorrono solo figli, ad un terzo negli altri casi. Allora, abbiamo fatto l'esempio nostro. Coniuge e un figlio. Metà e metà, giusto? Un mezzo e un mezzo. La torta è completa. Riserva. Qual è la quota che il figlio o il coniuge hanno diritto ad avere sull'eredità del proprio coniuge o genitore? 542. Dice un figlio e coniuge, se chi muore lascia oltre al coniuge un solo figlio, a quest'ultimo figlio è riservato un terzo del patrimonio
ed un altro terzo spetta al coniuge. Quindi vedete, un terzo è un terzo. E voi dite, l'altro terzo dove sta? Era disponibile, la famosa quota disponibile, che posso dare a chi voglio, in più al figlio, in più al coniuge o al papa. Quindi vedete, la quota astratta è diversa innanzitutto. Ma c'è anche un'altra differenza su dove la calcolo, su che cosa la calcolo. Mentre la legittima, la successione per legge senza testamento, viene calcolata sulla famosa metà e metà di prima, dell'esempio di prima, sul relictum, su quello che resta nel patrimonio quando muore il soggetto, viceversa la riserva, cioè capire a quanto ha diritto il figlio e che quel diritto non può essere violato, è la base su cui si calcola, è diversa. Bisogna prendere il relictum, quello che ha lasciato il decurius, sottrarre i debiti e aggiungere il donatum, quello che ha donato in vita. Quindi relictum meno debiti più donatum fanno la base, che si chiama riunione fittizia. È una riunione fittizia, è solo ai fini del calcolo, per capire quel figlio o quel coniuge a quanto ha diritto e soprattutto se non ha avuto quella quota per quanto si può lamentare in pugnale. Se leggete l'articolo 556 vi dice proprio questo. Questa è la domanda a cui dovete rispondere quando viene da voi qualcuno e dice, ma io vorrei dare tutto a un figlio. No, io non voglio proprio pensare. Beh, dice, tu lo puoi fare, attenzione. E dice, ah, ma lo posso fare, da. Ma certo che lo puoi fare, tu puoi fare quello che vuoi, le tue beni. Il problema è che l'altro figlio si lamenta. Ma di quanto si lamenta? Si lamenta di relictum meno debiti più donatum, e si calcola la famosa riserva. Un coniuge, un figlio, un terzo. Se il successo su 90.000 euro prende meno di 30.000 euro, impugna con l'azione di riduzione. Questo non vuol dire che un testamento lesivo o un testamento che esclude un legittimario non sia valido. È valido, ma con l'avvertenza che il figlio si lamenta e impugna. L'articolo 556, ma ve lo leggo perché così voi avete una diretta riscontro di quello che dico. Dice, determinazioni della quota disponibile, la famosa disponibile che io do a chi voglio, per determinare la bontà della quota di cui il defunto poteva disporre, si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, relictum, detraendone i debiti, relictum meno debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate, cioè il valore attualizzato della donazione, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre, leggi quota disponibile, relictum meno debiti più donatum, e avete il famoso terzo, un coniuge, un figlio, legittima per legge, un mezzo e un mezzo, va in parte uguale la successione. Riserva, a cosa il coniuge ha diritto, che cosa il coniuge ha diritto ad avere come quota di riserva? Un terzo. Come lo calcolo il terzo? In maniera diversa, perché lo calcolo su relictum meno debiti più donatum. Ora, vediamo qualche problema pratico che ci dobbiamo porre quando qualcuno si rivolge a noi. Parliamo del post mortem un attimo, della data successiva a quella del decesso. Questo sempre perché mi fa piacere che è un momento di confronto, insomma, di crescita reciproca, così che noi sappiamo quello che non va in quello che voi ci portate alle volte e quello che noi pure sbagliamo alle volte, perché non abbiamo la sensibilità di immaginare che ci sono delle problematiche sottese alla successione che noi non percepiamo. La competenza territoriale della successione la conoscete meglio di me, ultima residenza, ultimo domicilio, se è all'estero, è quella l'ultima in Italia o a Roma. Corretta individuazione dell'albero genealogico, guardate, questo è fondamentale, cioè voi dovete assolutamente, la prima cosa da fare è vedere esattamente chi sono i chiamati. Se avete il testamento è probabilmente più facile, perché là lui dice, ma voglio lasciare questo a tizio e questo a caio, non so chi sono i chiamati. Se è per legge dovete essere molto attenti, perché voi sapete che c'è sempre un erede, nel nostro ordinamento c'è sempre un erede, perché se non è entro il sesto grado, un parente del sesto grado è lo Stato. Quindi c'è sempre qualcuno che si prende l'eredità del decurius, va bene?
Quindi dovete individuare chi è il chiamato, chi sono i chiamati. E bisogna essere molto attenti, perché immaginate che uno dei chiamati ha rinunciato all'eredità, magari è un figlio o un fratello. Sapete che esiste l'istituto della rappresentazione. Cioè non è che si accresce la quota immediatamente all'altro fratello, ma ci stanno i figli sotto, e la cui chiamata viene trasmessa al figlio, magari minore d'età, e di fatto uguale a far rinunciare l'eredità a quel soggetto, perché sono subentrati i figli minori d'età e non è che è andata la quota all'altro fratello, e quindi avete, come dire, si può sempre revocare la rinuncia all'eredità. Però capite che è importantissimo questo aspetto, capire chi sono i chiamati. Poi dovete stabilire, vengono da voi, dice Giorgio, io devo fare la successione di parola. Beh, dovete capire se c'è un testamento, cioè voi non, magari i parenti non lo sanno, voi ovviamente non lo sapete. Quindi vi potrebbe essere un testamento pubblico fatto dal notaio, vi potrebbe essere un testamento segreto, sempre depositato agli atti del notaio, oppure ci potrebbe essere un testamento olografo. Se c'è un testamento pubblico segreto, lo potete scoprire andando o all'archivio notarile, dove i notai del distretto depositano le schede testamentari, oppure lo potete scoprire se, per esempio, il Divuius è di Torella dei Lombardi o di Guardia Lombardi, ma ha fatto testamento a Trieste, lo scoprite facendo l'istanza al Registro Generale dei Testamenti al Ministero della Giustizia. Cioè c'è un archivione dove ci sta scritto se Fabrizio Vesili ha fatto testamento. Dove l'ha fatto? Ha fatto a Palermo, dal notaio di Palermo, lo scopro a Roma, se è così. E se c'è un testamento olografo, ma potrebbe stare in un libro, potrebbe stare in un cassetto, oppure potrebbe essere stato depositato fiduciariamente ad un notaio che lo tiene in cassaforte o a uno di voi. Come fate a scoprirlo? Impossibile, esatto, impossibile. Ovviamente basta farsi con un certificato di morte, perché voi sapete che il testamento è segreto, quindi nessuno può darvi notizia se il tizio ha fatto testamento. Andate con un certificato di morte in giro e chiedete ai notai se c'è qualche deposito fiduciario, qualche testamento olografo. Quando il notaio poi muore e va in pensione, tutti i testamenti olografi depositati fiduciariamente vanno all'archivio, magari lo cercate là, lo trovate là. Bene. E quindi è importante stabilire se c'è un testamento per capire se la successione è legittima o è testamentaria. Dovete anche valutare, questo lo fate voi spesso, che deve trovare per le mani il testamento olografo, se è valido. Potrebbe essere invalido perché magari battuto a macchina. Voi sapete che il testamento olografo, per essere valido, deve essere scritto di pugno, datato e sottoscritto dal testatore. Se lo vedete battuto a macchina, quello è nullo, non vale a niente. Si può fare la conferma, ma devono intervenire tutti, devono essere tutti d'accordo, eccetera. Dovete capire che qual è il relictum, il famoso relictum, quello che è il patrimonio, l'asse ereditario, e dovete analizzarlo. E dovete ovviamente con molta sensibilità analizzare l'appartenenza del bene. Quindi stare attenti all'analisi del diritto di del titolo di proprietà, cioè come De Cuis è diventato proprietario prima del 75, dopo il 75, ci potrebbe essere la comunione con il coniuge, quindi in successione essere andata la metà del bene, non l'intero, anche se apparentemente il De Cuis era proprietario dell'intero. Quindi attenzione massima al post settembre 75, all'ante settembre 75. E qui per esempio alle volte troviamo sfasature, perché magari superficialmente uno ci mette la piena proprietà e non è così, no? Perché era la proprietà della metà. Dovete magari chiedere altre cose pratiche, chiedere ai eredi, ai chiamati, se ci sono precedenti donazioni, perché dovete attualizzare la dichiarazione successiva, dovete inserire le precedenti donazioni e attualizzare il valore. Questo perché? Ma per altri motivi, perché sapete che c'è un'erosione della franchigia. Se io in vita figlio ho avuto 1 milione di euro di donazione, poi io dopo sul relitto l'imposta di successione la pago, perché ho eroso la franchigia. Dovete valutare il valore, cioè dare un valore ai beni relitti. Sapete com'è complicato, anzi terribile, quando c'è la possibilità di un accertamento di valore. Sulle abitazioni e pertinenze, sui terreni agricoli ci salviamo tutti, perché basta il valore tabellare, catastale. Ma
sui terreni edificabili, sui locali commerciali, su non lo so, tecnicamente sarebbe il valore in comune commercio. Tant'è che per i terreni il valore comune, vabbè, certo, sì, però sarebbe molto. L'agenzia se ci vuole fregare. Esatto, soprattutto sui terreni edificabili, che è una cosa incredibile. E tant'è che voi allegate il certificato di destinazione urbanistica dei terreni per dimostrare all'agenzia che magari il terreno è agricolo, che cosa è, che tipo di destinazione abbia. Fate l'autoliquidazione delle imposte immobiliari in catastale, 2% 1%, dottore Botta ce l'ha detto, prima casa, 200 euro, 200 euro, a che condizioni c'è. E poi l'ufficio vi liquida l'imposta di successione, con un'aliquota molto diversa a seconda del grado di parentela, può essere 0% perché stai nella franchigia e sei parente indirettamente coniuge. Oppure può essere 4, 6, 8 a seconda del grado di parentela. Sapete che allo studio una riforma, si è detto proprio in questi giorni, della possibilità che venga erosa la franchigia, abbassata la franchigia da 1 milione a 300-400 mila euro, vengono alzate le aliquote, insomma ci sono una serie di studi ovviamente dello Stato per fare tassa. E sapete pure che prossimamente al coniuge sarà equiparato il convivente, no? Con le unioni civili. Il dottore Botto ci ha già detto quando non è necessaria la dichiarazione di successione, cioè c'è l'obbligo di presentarla, e cioè i chiamati sono i coniugi, i parenti in linea retta, cioè i parenti più stretti, noi sono beni immobili e l'attivo non supera 100.000 euro. Qui non c'è proprio l'obbligo di presentarla la dichiarazione di successione, cioè magari ci sono solo un conto corrente di 90.000 euro, non c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Diversamente tra 100.000 e 1 milione. L'obbligo c'è, tant'è che poi viene sanzionato se non la presentate, però non si paga imposti. Non si paga imposti. Testamento. Vedete, vi sarete accorti che c'è una riscoperta del testamento. Cioè io quello che noto nella mia professione è che il testamento è rivalutato. Rivalutato nel senso che il testamento è un contenitore, un sacco, dove sempre di più si possono mettere tante più cose. E ora ve lo dimostro. Nel senso che è uno strumento molto duttile, molto malleabile, in cui uno ci infila quello che vuole, cose patrimoniali e cose non patrimoniali. Quindi c'è una riscoperta del testamento. Voi sapete che cos'è il testamento? Sembra essere la stessa definizione. Il testamento è quell'atto di ultima volontà in cui uno, revocabile, è un atto per definizione irrevocabile fino all'ultimo minuto della vita, con cui uno dispone per il tempo successivo in cui avrà cessato di vivere delle proprie sostanze. Caratteri fondamentali del testamento, e anche qui vi potrebbero chiedere, ma alle volte vengono, ma no dai, io però non ti voglio spogliare dei beni, ma certo, è ovvio che non ti spogli, il testamento ha efficacia post mortem, quindi è come se tu non toccassi nulla, ed è revocabile perché proprio perché ha più di una volontà, è sempre revocabile, è unilaterale, è segreto, nessuno vi darà mai notizia se Fabrizio Vesili ha fatto testamento, nessuno. La copia del testamento pubblico, per esempio, io la posso consegnare solo al testatore. Dicevo, ha efficacia post mortem, in vita non produce nessun tipo di effetto il testamento, come se non ci fosse. Ed è personalissimo. Personalissimo che vuol dire? Immaginate la possibilità di fare un testamento con procura? È impossibile. Il testamento è un atto personalissimo. Può contenere disposizioni patrimoniali, istituzioni di eredi o legati, le più tipiche, no? O anche attribuzioni divisorie, cioè il testatore può fare una divisione tra gli eredi, quindi evitare la comunione ereditaria perché poi dopo si va a notare a fare la divisione. E già lui distribuire secondo un suo progetto i beni tra i vari chiamati all'eredità. Dice, io distribuisco erede, ma nella tua quota ci infilo, per esempio, la casa che ho a Capri, oppure nella tua quota ci infilo il terreno di Avellino. Quindi facciamo un progetto divisionale. Quando si apre la successione e si pubblica il testamento, l'attribuzione è diretta, non c'è più bisogno di passare attraverso la comunione ereditaria e quindi attraverso la divisione dal notaio. Temo restando che non sia lesa la legittima. Ma anche qui, intanto ha efficacia ed è valido ed efficace, dopodiché ci sarà chi si lamenta e va dal giudice e si impugna. Cioè quello che voglio dire è non bisogna scoraggiare necessariamente
chi dice ma io quel figlio non lo voglio proprio considerare, dice, guarda, io ti devo avvertire che c'è questo pericolo poi, e questo figlio, siccome i figli sono tutti uguali e salvo che non sia indegno, ci sono cause di indegnità precise, cioè ha fatto un reato con il devuis oppure ha distrutto il suo testamento dal suo tratto, sono cause per particolari penali dove tu diventi indegno di succedere, ma salvo questi casi, poi il figlio, pure se è altra scuola di genitore, ha diritto alla famosa riserva di cui parlavamo prima. Scusa, un bene dimenticato in testamento, non di chiaro, c'è un bene che non è stato. Dipende molto, lo possiamo vedere questo aspetto, dipende molto se c'è la vista espansiva della quota, e cioè la quota si prende pure quel bene in proporzione, oppure si ha la successione legittima, quello che dicevamo prima quando ho detto che la successione testamentaria è legittima, deve essere coesistente. C'è un caso particolare, il testatore dice a questi due miei figli non voglio dare nulla perché già hanno avuto da me soldi e cose, però dimentica dei beni da assegnare. Però intanto sul resto del patrimonio che abbiamo detto fare divisioni, quei beni che non ha indicato nel testamento vanno per legge a tutte le cose. No, allora non sono collegati. Allora dipende moltissimo, sai, dipende molto da se il testatore nella sua mente quando ha fatto il testamento. Allora innanzitutto c'è la divisione con predeterminazione di quote e quella senza predeterminazione di quote. Caso tuo è una divisione senza predeterminazione di quote, cioè ti do un bene in funzione di quota. Ora, se nella sua mente, che se fa, dice io istituisco i redditi un terzo e ci infilo dentro i beni, sul residuo è sempre un terzo, perché io ho fatto l'attribuzione astratta di tutto il mio patrimonio componendo la torta, un terzo, oppure dico un quarto, un quinto e tutto il resto da tizio. Il residuo, cioè il non dimenticato o i sopravvenuti, perché io dopo il testamento dovrei comprare un altro bene, no? Oltre a quello dimenticato, su quelli si apre la successione testamentaria secondo le quote astratte che io ho detto, cioè un quarto, un quinto e il resto. Lo stesso principio del testamento. Esatto, bravissimo, perché il testamento ha detto io ho delle quote astratte, la torta io la compongo così e voglio che i miei beni vadano in quel modo. Solo che nel famoso quarto, è bravo, nel famoso quarto io ci ho infilato un certo bene, ma questo non vuol dire che sul residuo non voglio che le quote vadano distribuite in quel modo. Diverso il caso tuo, in cui io dico a Tizio a Caio non voglio dare niente, a Sempronio a Melio, a Sempronio ci do la casa ad Avellino e a Melio ci do il terreno a Torretti di Mercogliano. Bene, ho distribuito il mio patrimonio, però ho distribuito il patrimonio che avevo presente in quel momento, cioè io nella mia mente devo capire, questa è un'interpretazione da fare, se nella mia mente io sto distribuendo l'intero patrimonio, quindi io la casa l'ho data in funzione di quota, per esempio del 60%, perché nella mia mente valeva il 60%, e il terreno l'ho data in funzione di una quota del 40%, perché nella mia mente il terreno valeva il 40%, quindi ho composto la quota 60 più 40, quindi sui dimenticati e sui sopravvenuti c'è la vista espansiva della quota, per cui se rimangiano 60 e 40. Quindi sul terreno, sulla casa a Monteforte che ho comprato dopo, me la sono dimenticata, ci sarà la comunione ereditaria del 60-40%. Diverso il caso in cui io non volevo distribuire il mio patrimonio nella sua totalità, ho detto solo il terreno a Tizio e la casa a Caglia, non ho voluto distribuire l'intero patrimonio. Allora, sul bene dimenticato e sul bene sopravvenuto perché ho comprato dopo, si apre la successione legittima per legge, e quindi sempre, e quindi c'entrano pure quei figli che lui aveva escluso. Come si fa a capire l'intenzione? Guarda che si capisce se sa interpretare bene. Certo, alle volte è complesso. Un'altra cosa, bisognerebbe ragionare moltissimo sulla clausola cosiddetta di diseredazione. Quando lui dice nel testamento, il caso suo, io a Tizio, a mio figlio Caio, non voglio dare niente. Perché già ho dato. Bene. La giurisprudenza dice, tu la causa di esclusione o di diseredazione, che non esiste nel nostro ordinamento, non la puoi scrivere. Non è valida. Quello dice, non ho dato niente, perché io... Già ho dato. Ma questa è una giustificazione del perché non do.
cioè se io dico non do, sì, ma se io dico non do niente, probabilmente poi io desidero che quell'erede, quel chiamato, quel mio successore, non venga neanche la successione legittima sul bene dimenticato o sul bene chiaro, perché io dico io non voglio che prenda nulla più, io lo sto escludendo dalla mia successione, cioè se manca un bene dimenticato o io ho comprato un altro bene, si dovrebbe aprire, nell'esempio di prima, la successione legittima, quell'erede che io ho detto ma io non voglio dare di più niente, non dovrebbe venire, giusto? Perché io l'ho voluto escludere, non voglio che ci vada altro, neanche a titolo di eredità legittima, oltre che testamentario, chiaro? Sulla clausola di esclusione o diseredazione bisogna ragionare, perché la dottrina è molto più avanti della giurisprudenza. La Cassazione dice tu non puoi escludere così un successore dalla tua successione, si, dai ad altri e implicitamente escludi gli altri, chiaro? Quelli che non puoi far succedere. Invece c'è una dottrina che dice no, tu puoi prevedere l'esclusione, e il caso è proprio questo, guardate, il caso che ha fatto il vostro collega è proprio quello di una clausola di esclusione. Lui ha detto girate e voltate, io a questo figlio già ho dato, non voglio che prenda più niente della mia successione, mo che sia a titolo testamentario, sia a titolo di legittima, caso del bene dimenticato in cui si dovrebbe, su cui si dovrebbe avere la successione legittima, io non voglio che venga l'eredità, quindi non dovrebbe prendere la quota di legittima di un terzo, per esempio, sul bene dimenticato. Però l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate dice no, i beni dimenticati vanno per legge. Sì, ma certo, perché l'Agenzia delle Entrate va per grossi, cioè non è che è così sottile. L'Agenzia delle Entrate, non importa, dice vabbè, ma qua se non c'è il testamento, c'è la tributazione, apre la legge. Non è che la scrive l'Agenzia delle Entrate, perché c'è la trascrizione. Ma in questo deve avere un buon ruolo anche il notaio. Quando fa la pubblicazione del testamento deve far capire di che stiamo parlando, cioè magari cerca di interpretare, cerca di guidare un'interpretazione che sia ragionevole, poi cerca pure di capire un attimo, e innanzitutto si deve basare sulla lettera del testamento, cercare di capire, non si può spingere come giudice ad interpretare o a forzare l'interpretazione del notaio, però nella pubblicazione del testamento qualcosa si capirà in più rispetto a quello che si capisce. Però certo, l'interpretazione più facile, più comoda, è che si apra la successione legittima e va e rientra dalla finestra per quello che non è chiaro. Però gli eredi insistono nel dire vediamo come possiamo. Certo, è chiaro. No, certo, voi dovete, voi nel dubbio non prendete una posizione e seguite la cosa più ragionevole. Cari miei chiamati, lui ha voluto dare la casa e il terreno su quello che ha comprato dopo, o il terreno che si è dimenticato, lui lo teneva il terreno, lo teneva nella sua mente, il terreno c'era ma non l'ha voluto dare, qualche motivo ci sarà. Chiaro? A meno che non l'ha dimenticato, che è un concetto diverso dal non comprenderlo. Io so che ce l'ho ma non lo metto, o io me lo sono proprio dimenticato perché non sapevo che c'era, quindi nella mia mente io ti spiego dell'intero patrimonio, ma non c'è dubbio, è chiaro che le interpretazioni, come vedete, sono sottili, no? E quindi vedete pure le conseguenze di un'interpretazione rispetto a noi. Per tornare quindi diciamo al testamento, ma sì. Dentro il testamento bisogna mettere specificatamente tutti gli immobili, intendo, ne so, foglio, marcello, oppure si intende tutti i beni, perché poi se uno si lo dimentica significa che magari è dimenticato la specificata, diciamo, la... Non ho capito, scusami, nel testamento non succede, nel testamento non devo dire niente. Io vi dico come mi regolo quando faccio i testamenti pubblici, perché non voglio lasciare dubbi, perché guardate, se un ruolo ci deve essere del notaio è che non deve permettere agli eredi di andare in conflitto, perché vuol dire che il notaio ha fatto male il suo lavoro, se diciamo c'è un dubbio. Allora io dico di solito, quando vuole distribuire il testatore, io istituisco erede il mio figlio Caio, sempre nei miei tre figli, e così distribuisco il mio patrimonio secondo un progetto divisionale senza quote astratte, cioè non dico un terzo, un quinto, un nono, no, dico io ti distribuisco il patrimonio in questo modo, va bene, la casa d'Avellino a Tizio, ah, ok, sui beni
e vengo al caso suo, che è molto delicato, sui beni sopravvenuti, dimenticati o non considerati. Non considerati vuol dire che non l'ho dimenticato. Dimenticati vuol dire che non mi ricordo manco che lo tenevo. E sopravvenuti, dispongo che vadano i miei tre figli in particolare, che ho risolto. Oppure vanno tutti al figlio Caio. Chiaro, cioè io devo regolare tutta la torta. Se io mi dimentico di una quota, ho fatto male il mio lavoro. Non ci deve essere un diritto universale. Lo deve prevedere in fase di sì, no, non è che lo devo, cioè, però è opportuno. Non lasciare tutti. Chiaro. Per esempio, che so, perché voglio dire, la cosa si propone per i beni immobili, no? Immobili, ma si potrebbe proporre per il conto corrente, per il bot, no? Per i titoli di Stato, per i buoni postali. No, beh. Quindi io preferisco non lasciare tutti, essendo su quello che non ho considerato, voglio che vada tutto a Tizio, voglio che vada a mio nipote Caio, voglio che vada in parte uguale. Così io ho risolto tutti i dubbi. Posso fare una domanda sulla riva mociana? No. Scherzata. Scusa. Vorrei che lei continuasse, magari dopo se ci dà la possibilità di fare qualcosa. Sì, sì, no, facciamo così, perdonami. Andiamo avanti, poi tu hai una domanda a credito sulla rinuncia. No, continuiamo così. No, dopo la fatturina, non so ce la devo dare. Al colletto, la fatturina. Succede no, andiamo un attimo, che mi interessa dirvi quello che io noto nei nostri rapporti geometri notari, in modo tale che voi poi mi dite anche che ne pensate. Allora, nel testamento, vi dicevo, ci sta un po' di tutto, quindi c'è una grande riscoperta del testamento, una grandissima riscoperta del testamento, perché, vabbè, per ovvi motivi, perché magari il testatore non c'ha soldi per fare donazioni, cioè per il testamento poi costa poco, io intanto faccio la distribuzione, poi se la vedremo. E poi perché effettivamente il testamento è stato riempito di tante cose, no? A parte l'istituzione di erede e legato, voi sapete la differenza legato e erede, l'erede risponde anche dei debiti, il legatario no, il legatario è attributario di un bene specifico e non risponde dei debiti, no? Chiaro? Non vi devo fare dire anche questo, sennò poi diventa complicato, ci vorrebbe tanto tempo. Ma io ci posso mettere nel testamento, come vi dicevo, anche cose non patrimoniali o atipiche, oppure patrimoniali ma atipiche. Per esempio, posso costituire una fondazione, posso istituire un trust, posso riconoscere il figlio naturale, posso disporre della cremazione del mio corpo, oppure dare disposizioni per il mio funerale. Posso riconoscere un debito, riconosco io 300.000 euro a Tizio. Posso riconoscere che il bene che ho nel relictum non è mio, ma è fiduciariamente mio, ma è magari di Caio. Chiaro? Posso disporre a favore dell'animo, dei poveri, posso fare una confessione. Voglio confessare una cosa, lo faccio nel testamento. Chiaro? Come vedete, il testamento è stato riempito di tante cose. Posso accettare... Lo sapevo che andava a finire là. Perché voi volete usare la dichiarazione di successione per fare un po' certo che si può dire, anche quella è una dichiarazione. Diciamo, io lascio il terreno alfa a mio figlio Caio, che ho posseduto tutti i domini in maniera ultraventennale della pacifica pubblica di interrotte, per cui lascia piena proprietà la pubblicazione, ma tutto la dichiarazione di successione è tutto prosegue. Salvo che non si alza uno che. Vabbè, ma lo sapete quali sono i pro e contro della successione non fatta per sentenza ma dichiarata al notaio? È una scorciatoia ma non è sicura. Beh, lo sapete già, eh? Non ho capito, no, le fin possessi gravemente ormai rifatti, non abbiamo aggiustato, no, non è vero, si fa, non si fa. Come si fa? Abbiamo aggiustato tutte le cose. Quindi come potete per esempio nel testamento accettare un conto corrente, no? Sapete, quando vi mandano l'estratto di conto corrente a casa, entro due mesi non l'hai contestato, io potrei accettare un conto corrente nel testamento. Capito? Allora, posso accettare un appalto? È stata costruita la mia villa. Sapete che c'è l'accettazione della. Vale, posso accettare l'opera, certo mi sta bene, non è stata realizzata. Capite come è ricco il contenuto del testamento, come è incredibilmente ampio, e voi ci potete mettere tutto, anche se di solito si mettono le cose più ovvie che voi conoscete bene, ma nel testamento ci può essere di tutto, di tutto.
e per essere esecutivo il testamento va pubblicato e una copia allegata alla dichiarazione di successione. Mo, vediamo dei casi particolari, poi ci fermiamo e passiamo alle domande. Casi particolari che mi fermo, che sono due o tre, che pure sui quali pure, diciamo, alle volte ci troviamo sfasati, noi notai e voi, soprattutto alla luce delle nuove norme sulla conformità catastale soggettiva, che è quella norma introdotta nel 2010, e poi vi leggo, a parte la conformità oggettiva delle unità urbane alle planimetrie catastali depositate dal catasto, ma soprattutto la conformità della ditta catastale, la conformità dei registri immobiliari. Il notaio, prima di fare un atto di unità urbana, locale commerciale, abitazione, deve verificare la ditta catastale e deve verificare preallineamento, diciamo, sì, esattamente, e deve verificare anche che nei registri immobiliari vi siano una trascrizione idonea a reggere quella ditta catastale, cioè che chi sta disponendo non solo è catastralmente intestatario giusto, ma che sia anche un soggetto a favore del quale è stato trascritto qualcosa. Bene, alla luce di questa norma purtroppo siamo diventati tutti più pignoli, non possiamo più sbagliare quote nella successione, non possiamo più permetterci di fare errori, mentre prima si faceva tutto, ora no, bisogna essere molto pignoli. E allora, per esempio, prendiamo un esempio, diritto di abitazione della residenza familiare del coniuge superstite, quello articolo 540, che poi è una cosa che vi può essere anche utile alle volte per dare il cosiddetto usufrutto sulla casa familiare al coniuge, cioè il coniuge e due figli, il coniuge dice: no, 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 ma io voglio rinunciare a tutto, voglio solo l'usufrutto sulla casa. Bene, si apre una col diritto di abitazione sulla casa familiare, avete risolto il problema, perché c'è un legato ex legge della casa familiare, lei, e poi il coniuge rinuncia all'eredità, permettendo il consolidamento della successione in capo ai due figli, un mezzo e un mezzo. Chiaro, però lei trattiene il legato ex legge. Ma ci dicevano che se rinunciava il coniuge all'eredità, qualcuno rinunciava anche alla... No, perché la tesi dominante, assolutamente dominante, che sono due vocazioni autonome, quella all'eredità e quella al legato ex legge del diritto di abitazione. Quindi tu puoi tenere uno e rinunciare all'altro. Quindi nella comunione ereditaria ci va la nuda proprietà della casa di residenza familiare. E tu, per il fatto stesso, sapete, la differenza tra accettazione di eredità e legato è anche quella legata al momento in cui si acquista. Il legato si acquista con l'apertura della successione, perché? Ma perché non comportando oneri, o invece l'erede che risponde delle passività, io non devo accettare, cioè il legato mi viene dato subito. Quindi il legato ex legge, il coniuge, come il soggetto muore, così diventa titolare del diritto di abitazione, articolo 540. Tenetelo presente questo, che è di grande utilità nei casi in cui il coniuge spesso voglia solo l'usufrutto sulla casa e non voglia altro. Gli fate fare la rinuncia all'eredità e gli fate trattenere l'usufrutto e l'abitazione. C'è la per legge la eh sì, appunto, dico. Quindi è molto comodo. Ovviamente dovete essere attenti, le persone dovete far bene. Nella successione dovete indicare bene di che stiamo parlando, diritto di abitazione, diritto reale di abitazione. Dovete chiamare con nome e cognome e dovete fare le volture fatte bene, cioè nella ditta catastale ci deve stare diritto di abitazione e proprietà 500.000 e 500.000, i due figli. Allora 540, scusatemi, sono ancora poche cose, poi dopo vediamo tutto. No, ma interessante. 540 secondo comma, al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa di vita residenza familiare. Guardate, il diritto reale, il diritto di abitazione come lo usufrutto, somiglia molto, vabbè, ci sono delle differenze, ma lasciamo stare. Alla fine è un diritto reale di abitazione, quindi fiscalmente, e di uso dei mobili che la corridano, se di proprietà del defunto o comuni. Allora, se la casa di residenza è tutta del defunto o è comune tra defunto e coniuge, gli spetta per legge il diritto di abitazione con diritto reale che somiglia allo usufrutto. Va bene? Allora, importantissimo questa cosa. È un legato ex legge. Non vi fate infilocchiare l'agenzia delle entrate. I fini fiscali di abitazione Ma tanto la tabella, scusami, la tabella è sempre quella, no? Sì, sì. Come calcoli il valore? Sempre con le tabelle quelle dell'articolo.
uso, abitazione e diritto di usufrutto si differenziano solo perché l'abitazione ti dà il diritto personale ad abitare, è un diritto reale, ma puoi utilizzarlo solo direttamente. L'usufrutto lo puoi anche affittare, cioè ti dà anche l'usufrutto, i frutti, però il valore che tu devi dire è successo è sempre quello. E comunque ti dà il diritto a starci dentro fino a morte, giusto? Quindi funziona come l'usufrutto, tu hai accontentato in un colpo solo tutti quanti. Quindi l'attribuzione innanzitutto è un legato ex legge e la tesi è dominante, quindi non vi fate infinocchiare all'agenzia dell'entrata, un legato ex legge, io posso tenere il legato e rinunciare all'eredità, va bene? Così come posso accettare l'idea di rinunciare al legato. Attenzione, è bionico per la cosa. Beh, avete esplicitato come la rinuncia. Sì, sì, assolutamente sì. Bisogna dire le cose vanno dette, e la chiarezza. Anche se lo facessi in cancelleria è uguale. Com'è? Anche se lo vado a cancelleria. Sì, certo. In comunione ereditaria, quindi tra gli eredi, cade la nuda proprietà, perché io già ho levato l'abitazione, e la voltura deve essere fatta come si deve. Ci siamo capiti, perché dopo se vai a donare o a vendere quel bene ti trovi incasinato se la ditta non è fatta bene. Certo che ce li troviamo di casa, siccome mi capitano, vi dico attenzione al diritto di abitazione, cioè cercate di capire che vogliono, perché alle volte potrebbe anche essere che loro non sono interessati a far evidenziare questa cosa, e allora voi ci passate sopra, capito? Cioè, è un discorso che dovete fare attagliato al caso concreto degli eredi, che cosa vogliono, che vogliono raggiungere. Un'altra cosa, che sapete bene che ormai è diventata una spina nel fianco, è l'accettazione di eredità. Accettazione di eredità. Siccome il notaio deve, prima di fare un costo, diciamo che va. Brava! E il costo non è tanto notario, ma prima dicevamo la differenza tra voi e i notai, che da voi i clienti vengono in parte. Poi passo. Oggi vediamo. La boccia ce la siamo fatta una chiacchierata. Oggi vediamo. L'accettazione di eredità. Sapete, ormai è diventato fondamentale, non tanto per i terreni quanto per le unità urbane. Secondo sempre la nuova norma che obbliga il notaio a verificare nel registro immobiliare la continuità delle trascrizioni. Il decuius, quando è morto e teneva un bene, a favore suo, nel registro immobiliare c'è una trascrizione a favore, compravendita, donazione, ok. Quando il passaggio da decuius a eredi deve risultare nel registro immobiliare, come risulta, non con la trascrizione del certificato successorio per fare ufficio entro 60-30 giorni dalla dichiarazione di successione, quello è un fatto fiscale, la trascrizione della dichiarazione di successione. Perché io posso aver presentato la dichiarazione di successione e non aver accettato, non è detto che io voglio accettare. Sto ancora pensando, quindi sono ancora chiamato. L'accettazione di eredità deve avere una trascrizione autonoma, che proprio per fatti suoi, espressa o tacita, e durare il passaggio. Ci deve pensare 10 anni. Quanto tempo ci deve pensare? 10 anni. 10 anni. Quindi vedete, è importante questo aspetto, che si traduce, come dice giustamente il costo collegato, un costo per il venditore di quel bene o del donante, perché giustamente dice, ma io già ho fatto la dichiarazione, ci sono altre spese, purtroppo sì, perché la tacita per esempio, e sapete bene che c'è l'imposto ipotecario che è 200 euro, qui ci stanno i 59 euro di bolli, 35 di tassi ipotecari. Insomma, ci stanno circa 270 euro di spese vive, stanno pagando. Stiamo lottando per evitare questa spesa dicendo o mi fai passare la dichiarazione di successione che tu trascrivi in ufficio come accettazione, oppure me la fai gratis. No, non sono d'accordo, però passare la successione con l'accettazione è corretto, no, è giusto, è corretto anche questo. Ultima cosa di cui vi volevo parlare e mi firmo è il valore che voi indicate in atto nella dichiarazione di successione per esempio i terreni edificabili. In realtà lo stesso principio si può applicare per le quote di società e per le aziende. Voi sapete che quando si vende un terreno edificabile c'è quell'altra mannaia terribile della plusvalenza, che è un'imposta sui redditi.
imposta sui redditi. Se io vendo un terreno edificabile, l'ho comprato a 5, lo vendo a 200, io ho avuto un guadagno di 195 euro. Quando vado poi a fare la dichiarazione di successione l'anno dopo, io devo pagare tasse, perché come se avessi, come notaio, ho guadagnato 20.000 euro. Come dalla vendita del terreno ho guadagnato 95 euro, devo pagare tasse su 20 più 95, con l'aliquota, immagino, alle volte, che è la massima, tipo 45-43%. E sapete che c'è la perizia con l'imposta sostitutiva dell'8%, vabbè, lasciamo stare queste cose. Però è importante, perché quando voi nella dichiarazione di successione dovete scegliere di mettere in valore un terreno edificabile che magari da lì a poco deve essere venduto, voi lo dovete alzare. Potete alzare perché l'ipotecaria e catastale il 3% le pagate su quel, ma non pagate perché il valore di riferimento di acquisto è quello indicato in dichiarazione di successione. Quindi state attenti, chiedete erede caro, ma tu mica devi vendere questo terreno edificabile, perché se no devi vendere, alzatelo. Uno, non avete l'accertamento, e due, pagate il 3% ipotecaria e catastale, ma poi dopo partite da quel valore, chiaro? Bene, io mi fermerei qua e accetterei domande, perché è utile che ci confrontiamo piuttosto che. Però vedete, io ho preferito porre delle prospettive pratiche, concrete, su cui noi spesso, io e voi, ci confrontiamo. Beh, dite, sparate. Rinuncia. Che cosa? Allora, un erede, avendo ovviamente figlio, rinuncia all'eredità, è sposato e ai figli. Cioè, la rinuncia a favore di chi va? La rinuncia non è a favore di qualcuno, la rinuncia fa scattare il diritto di rappresentazione. Perché sono la moglie a partire, questa. No, no, la moglie no, non sono i discendenti, la moglie no. No, no, i figli. Allora non è danneggiata una moglie, questa è la domanda, io volevo. Ci vuole un po' chiamare a Renzi, lo diciamo. Ma che dovrà moglie? È danneggiata la moglie. Vabbè, ma anche questa è una scelta. No, il codice non c'entra, quindi la chiamata pari scende i figli e basta. E questo è un trucchetto. Della sua esposizione, un erede indegno non può ereditare il bene del deposito. Mi può ampliare un po' questo progetto? L'indegno? Ma ci sono le cause, ci sono tutte previste dal codice. Sì, come no, l'indegnità, ora ve la dico subito, così siamo concreti. Ci sono le brevi casi in cui l'erede prende il testamento e lo strappa, non è l'indegnità. Se viene condannato non è più degno di succedere, quindi viene escluso. L'indegnità o chi ha cacciato il padre fuori? Chiedo scusa. No, ci sono dei reati specifici, no, il padre puro può cacciare. No, questo è il fatto che non puri o non fai, non è. Ci sono delle carte, delle azioni, cose serie. Deve essere dimostrato da una sentenza. Sì. No. 4 sedi. No, deve essere sempre accertato, c'è chiaro, No, scusa, ve ne leggo così, poi quello è tutto. Allora, è escluso dalla successione con indegno, articolo 463. Chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge o un discendente, cioè, posso avere anche tentato di uccidere il coniuge di quella persona, o un ascendente, purché non ricorre alcuna delle cause che escludono la punibilità. Vabbè. Chi ha commesso in danno di tali persone un fatto al quale la legge penale dichiara applicabile disposizione di omicidio. Poi, chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo, con la reclusione di un tempo non inferiore al minimo di 3 anni. Ma certi anni. Chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale con la persona con cui si tratta, non è stato reintegrato, cioè è stato ritenuto indegno di essere la padre potestà. 4. Chi ha indotto con dolo o violenza la persona a fare revocare o mutare il testamento o l'ha impedita, cioè io ti ho impedito di fare testamento in qualche modo. Chi ha soppresso, celato o alterato il testamento, cioè l'hai falsificato. Chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. Quindi state d'accordo i testamenti falsi che ci fanno. Altra domanda, io sono sul caso di quel ragazzo che siamo andati da ragazzi che sono uccisi i genitori. Per esempio,
quel caso, da quello di indegnità, una volta che accettate il reato, quello è indegno, succede, cioè quello non prende neanche un euro. Esatto. E quindi la indegnità andrà tutta la sorella. No, a lui non va. Perché è indegno? Poi si vedrà. No, no, la domanda, se possiamo cambiare la pure quasi discutere. No, il caso suo no. Il caso suo è che non ha figli questo fratello, questo cugino. Quello che rinuncia ce l'ha è del nipote direttamente. Del nipote. No, la giurisprudenza ha detto che il rappresentato può essere solo figlio e fratello, ma non può essere direttamente il nipote. Per cui non, allora, io se ho il fratello posso rinunciare e la chiamata va a cascata. Figlio. Quando il primo anello della catena è il fratello, non può essere direttamente il figlio del fratello. Perché non può partire la catena dal figlio del fratello. Solo dai figli e dal fratello. Quindi solo dal fratello e dal figlio. Quindi in questo caso si è cresciuto. Sì, sì. Questa, allora, però voglio essere chiaro. Questa è l'interpretazione delle sentenze, ma la norma non è così chiara, quindi non è escluso che ci sia un altro giudice che domani ci darà in maniera diversa, chiaro? Quindi non è chiaro la cosa. Due domande sull'accettazione. Un attimo, in caso di successione e poi divisione volontaria e quindi sempre di immobile, sì. L'accettazione poi non sarebbe perfettamente inutile. Fatta bella vendita, no, una volta si fa. Ma se è tacita, già hanno fatto la divisione ereditaria. No, si deve fare. Non c'è la continuità, sì, vuol dire che non è stata curata all'epoca, bisogna farla tardiva. Perché con la divisione ho accettato e con la divisione dovevo fare l'accettazione tacita, se non l'ho fatta la devo fare dopo. E se non ci stava accettazione, il bene è cade in un'esecuzione immobiliare. Si bloccano le procedure esecutive con questo problema qua, Ormai i giudici sono sensibili sulla continuità. Ci sono casi in cui i giudici sospendono la procedura. Teniamo qualche caso della risorsa. No, però lo puoi fare tardivo, cioè con la copia autentica della divisione vai a curare tardivamente la accettazione tacita. Chiunque può andare. Quindi anche della procedura. Sì. E si potrebbe anche rinunciare allo stesso modo. Dopo aver fatto, diciamo, successione, tutto qua, l'accettazione tacita. Non c'è l'accettazione tacita, si può fare ancora la rinuncia. Quindi se ci sarete. Se tu hai fatto la divisione dal notaio, è accettato. Pure se non è trascritta, ma è accettato, poi non è niente. No, tu hai fatto l'accettazione, poi non è niente. Sempre l'eres, se non devi accettare, si è re. Si blocca per la mancanza di continuità. E quindi bisogna tardivamente curare la continuità, l'accettazione tacita, se non si blocca la procedura. Quindi il creditore procedente dovrebbe occupare di fare l'accettazione. Sì, e lo deve fare pure prima della dichiarazione del notaio. Allora, la norma esiste da sempre. Altre domande da fare? Possiamo rivelare il notaio? Così continuiamo con la presentazione del programma. Si legge tutti. Adesso vediamo da un punto di vista pratico poi cosa dobbiamo fare, che strumenti utilizzare soprattutto per leggere la dichiarazione di successione, ovvero compilare il modello 4. C'è da dire che da qualche anno uno spettro che si presenta più o meno verso il giudice lo ritroveremo. Renzi lo dirà sicuramente, che entro la fine di questo anno la dichiarazione si presenterà online. Sono già più o meno 4-5 anni che accade questo, ma no, puntualmente non si verifica. Per cui la dichiarazione di successione dobbiamo, almeno sicuramente, per tutto il 2016 farlo ancora con il modello 4. Cosa la mediazione in tecnico o il dichiarante? No, direttamente l'erede.
potrebbe farla, ma può anche farla il tecnico. Purtroppo, non essendo uscite le procedure, non sappiamo come sarà la realizzazione. Però diciamo, sono 4-5 anni, ma alla fine lo fa sempre il tecnico. Allora, prima di vederlo nel software, vediamo solo alcune notizie che abbiamo tralasciato fino adesso. Allora, cos'è la dichiarazione di successione? Sapete bene? Questo l'abbiamo detto, è un atto che gli obbligati, che i clienti sono obbligati a fare, è un puro e solo adempimento fiscale. Chi è obbligato, vedete i legatari, i loro rappresentanti, i messi in possesso dei beni, gli amministratori delle eredità, oppure se nominati gli esecutori testamentari. Chi rinuncia all'eredità cosa deve fare? Deve dare notizia all'ufficio delle entrate mediante lettera raccomandata. Lo dobbiamo dire noi all'agenzia delle entrate che questo rinuncia all'eredità. Come si presenta la dichiarazione di successione? Sul modello 4, oppure in teoria si potrebbe presentare su un modello conforme al modello 4, dove per conforme si intende che contenga almeno le informazioni del modello 4. Io ve lo sconsiglio di utilizzare questo modello conforme, utilizzate il modello 4, anche perché ci siamo dimenticati di dire una cosa importante. Quando presentiamo una dichiarazione di successione, perché sia disponibile la legge nazionale, il più delle volte ci sono delle interpretazioni fatte dal responsabile dell'ufficio, per cui prima di presentarla in modo finale sarebbe il caso di discuterla con quel funzionario, anche perché torniamo a ribadire che un'integrativa modificativa solo per correggere il codice fiscale costa 499 euro, per cui anche per correggere un solo codice fiscale. Sì, me sì, lo faranno notare gli eredi soprattutto. Sì, così si scatta un giorno, non può essere giornato. Sì. Allora, dove si presenta la dichiarazione di successione, quello che abbiamo detto, in quali casi non si presenta, vedete, mentre parlava il notaio, poi lo sfogliamo queste diapositive. Allora, a partire dal 7 maggio 2003 abbiamo 12 mesi di tempo dalla data di morte per presentare la dichiarazione di successione. A partire dal 1 gennaio 2015, in caso di presentazione tardiva, cioè oltre l'anno dalla data di morte, ci sono sanzioni ed interessi. Quelle che vedete sono le sanzioni, ok, 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno e poi a seguire. Cosa non va inserito nella dichiarazione di successione? Perché diciamo, anche questo aspetto è molto interessante. Quindi BOT, CCT e titoli di Stato non vanno inseriti perché al momento della riscossione scontano già l'imposta. Ratei di pensione non riscossa vanno inseriti nell'asse ereditario solo se spettano a soggetti diversi da coniugi e figli. Queste cose dobbiamo sapere perché poi nel quel modello 4 l'indennità in caso di morte del lavoratore vanno dichiarate solo se presenti parenti del terzo grado e affini entro il secondo grado. E affini sono i parenti del coniuge, eh? Il nostro suocero è il nostro affine di primo grado. I gradi di affinità si computano allo stesso modo con cui si computano i gradi di parentela. I parenti sono quelli che hanno un vincolo di sangue, un rapporto con sanguigni, tutti non sono parenti. Le assicurazioni non vanno mai dichiarate. I buoni postali, perché in alcune circostanze vanno inserite nel modello 4? Lo inseriremo con importo pari a zero perché diciamo ci sono i funzionari di questi istituti finanziari che gli chiedono tutti a inserire in dichiarazione di successione. L'autoveicolo, anche questo è un caso molto ricorrente, non va inserito in dichiarazione di successione, basta presentarsi. Tengo presente che se va bene si deve recare a PRA e fare il trasferimento, a PRA non gliela chiederanno mai la dichiarazione di successione, ma in ogni caso, come l'istituto finanziario ci chiedeva per i buoni postali e quant'altro, li inseriamo con importo pari a zero e ci parliamo delle osservazioni che scriviamo.
spieghiamo perché quell'importo è pari a zero, altrimenti l'agenzia appena vede l'importo imposta di successione. Quante copie si fanno della dichiarazione di successione? Uno per l'archivio dell'Agenzia delle Entrate, uno per ogni comune in cui ricadono i beni, una copia per l'ufficio catastale, ogni provincia, vi ricordo che corrisponde all'ufficio catastale, eventuale copie richieste dagli istituti finanziari. Okay, teniamole già pronte. Allora, detto questo, andiamo un po' avanti. Ecco qui l'imposta di successione. A cosa serve calcolare l'imposta delle successioni? Questo ve lo dico perché poi nella pratica ci chiamano i clienti e ci dicono: ma ha chiamato me il cliente perché è arrivato un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate che ho sbagliato. Abbiamo perso il vetro, perché giustamente l'Agenzia delle Entrate lo chiama sempre avviso di liquidazione, qualsiasi esso sia. L'utente non conosce quella cosa e quindi già quando gli arriva la cartolina dell'Agenzia delle Entrate non è proprio esattamente un saluto. Per cui l'erede percepisce di aver omesso qualcosa, quindi quell'avviso di liquidazione, senza sapere che in realtà quella è l'imposta di successione. Quindi se noi la calcoliamo e poi diciamo magari ai signori: guardate che quelle che state pagando adesso non sono l'imposta di successione, ma sono le modulari e catastali, l'Agenzia delle Entrate poi mi manderà successivamente l'importo da liquidare. E quant'è questo importo da liquidare? Lo calcolerà l'Agenzia delle Entrate, vi posso anticipare che è questo. Però noi lo calcoliamo soprattutto per anticipare all'erede, dipende dal grado di parentela. Adesso vediamo proprio un esempio, un calcolo. Allora, anticipiamo all'erede: guarda, a te arriverà questo, a te quest'altro, tieni di pronto e poi hai solo 60 giorni di tempo in teoria per liquidare l'imposta. Per calcolare l'imposta di successione, quali sono i parametri necessari? Uno, la data di apertura della successione, perché l'imposizione fiscale è quello corrispondente alla data di morte. Un altro parametro importante è, lo diceva pure prima il notario, determinare il valore imponibile, la formazione delle quote, la verifica dei gradi di parentela, applicazione delle franchigie e applicazione delle agevolazioni. Per quanto attiene le agevolazioni, è semplice, basta fare una certificazione che sia in possesso di taluni requisiti. Infatti le agevolazioni sono tantissime, noi faremo un piccolo focus proprio su questa prima casa. Nel corso degli anni, a partire dal 16 maggio 49, e noi partiamo da lì perché il software che vedremo in azione è in grado di calcolare le successioni avventesi da quella data, ad oggi ci sono diverse variazioni relative alle modalità di calcolo. Come vi dicevo pure prima, a partire dal 1 luglio della vita, si cambia, si passa da scaglioni, aliquote progressive, alle aliquote proporzionali. Vedremo proprio un esempio. In questo periodo non è dovuta l'imposta di successione, ok? E poi c'è il periodo attuale che sarebbe quello del 3 ottobre 2006. Perché gli americani hanno fatto i blitz, se non stavamo bene. Intercettazione, praticamente. Allora, la prima cosa da fare è determinare la base imponibile su cui calcolare l'imposta. L'imposta di successione si applica al valore globale netto, che altro non è che il risultato tra la differenza fra le attività meno le passività. Si presume che quello da noi dichiarato subisca un incremento del 10% per possedimenti in termini di mobili, oro. Quindi lo Stato dice: tu dici che l'attivo ereditario è di 100.000 euro, lo Stato dice: secondo me lo incrementiamo un 10% perché c'è, diciamo, si presume, quindi è la presunzione del 10%, che però si applica al valore globale detratto alla franchigia. Infatti prendiamo le attività, togliamo le passività, togliamo la franchigia, applichiamo la presunzione del 10% e torniamo ad applicare la franchigia per avere la base imponibile. Facciamo un calcolo giusto con due numeri. Una successione va un bene immobile per un valore di 800.000 euro, azioni per 200.000 euro,
debiti per 100.000 euro, franchigia per 50, quindi 800 meno 200 più 200 che sono l'attivo, meno le passività ci danno 900. A questo punto, ecco qui, 900, togliamo la franchigia ai rimanenti 650.000 euro, applichiamo la presunzione 10%, quindi avremo 715.000 euro, torniamo ad aggiungere la franchigia e la base imponibile sarà di 900. Questa, diciamo, la magia per cui poi cresce l'imposta. Allora, andiamo avanti in questo modo di risparmio. Allora, facciamo giusto un esempio di come applicare la franchigia. Carmine è sposata con un figlio muore senza lasciare testamento. Il 3 luglio del 2009 il suo patrimonio ammonta a 3 milioni di euro. Va diviso per gli eredi in ragione di un mezzo ciascuno, perché c'è il coniuge e un figlio. Il figlio però è anche portatore di handicap. Allora si prende questa l'asse ereditario. Si formano prima le quote, quando va alla moglie e quando al figlio, quindi un mezzo, 1,5 milioni cada uno. E poi si passa a calcolare l'imposta di successione. Lo calcoliamo prima per il coniuge. Allora, coniuge 1,5 milioni. Applicazione della franchigia per il coniuge di 1 milione di euro. Ok? Coniuge, franchigia di 1 milione di euro. Applichiamo quella presunzione del 10%, quindi 1,5 milioni, meno 1 milione sono 500.000. 10% 50.000, questa è la presunzione. Quindi l'imponibile è di 550.000. Il decreto legislativo 1946 dice che al coniuge l'aliquota è del 4%, quindi 4%, 550.000 è di 22.000 euro. Il coniuge verserà 22.000 euro, cioè vuol dire che l'agenzia delle entrate gli manderà un avviso di tributazione di 22.000 euro. Vedete, Renzi sta pensando di abbassare queste franchigie, perché effettivamente 1 milione di euro, 1,5 milioni di euro sono davvero molto estese. Qualcuno che poi, diciamo, ha questi tipi di patrimoni importanti, per legge il Presidente del Consiglio, sospende, e quindi se è giusto, così si passa. Vediamo invece cosa succede per il figlio che è portatore di handicap. In pratica la franchigia sale a 1,5 milioni di euro, quindi in questo caso non è dovuta imposta di successione, esercizio banale questo, perché assorbito interamente dalla franchigia per portatore di handicap. Scusa, la franchigia perché ha rimasto? Perché il figlio, avevamo detto, che era portatore di handicap. Portatore di handicap 1,5 milioni di euro. Arriva 1,5 milioni, cioè noi gliela facciamo godere di più. È chiaro che io ho fatto l'esempio numerico per far pensare il risultato di zero. Allora, per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, anche questo vale in funzione di quando si apre la successione. Oggi è di 200 euro. A tutto questo c'è un caso particolare. Ad oggi sono 200 euro i minimi di imposta e le aliquote sono del 2% per l'ipotecario e l'1% per la catastale. Quindi quando applichiamo questa imposta, se non raggiungono i minimi, applichiamo i minimi. Ok? Se c'è prima casa, ad esempio, si pagano i minimi. Attenzione, le imposte ipotecarie e catastale si riferiscono sempre alla data di apertura della successione. Quindi se trattiamo una successione che si è aperta nel 1997, le aliquote sono sempre del 2 e dell'1, ma i minimi sono di 129 euro, quindi è 250.000 lire. Ovviamente questa è la regola generale, a cui però c'è un'eccezione. Qual è l'eccezione? L'eccezione corrisponde a quel periodo in cui non è dovuta l'imposta di successione, quel quinquennio, no? Dal 2001 al 2006. Per cui se noi oggi dovessimo presentare una successione apertasi nel 2004, i minimi di imposta anche per le ipotecarie e catastali non sono quelli del 2004, ma sono quelli di oggi in cui presentiamo la dichiarazione di successione. Questo va specificato, se è un caso eccezionale, va specificato la circolare 6 dell'Agenzia delle Entrate. Quindi anche se fra 20 anni presenteremo la dichiarazione di successione di quel quinquennio in cui non era applicata l'imposta di successione, si pagheranno i limiti che c'è nel momento della presentazione. Questa è l'unica eccezione. Quando l'hanno fatto questa circolare?
No, nel gennaio 2006. Ok? Ah, in realtà ci sono diversi studi, io ve la cito, è pure così facile da vedere. Paghiamo solo imposti di l'aria in catastale? No, ci sembra troppo poco. C'è anche la tassa ipotecaria, che ad oggi è di 335 euro per ogni trascrizione, il numero di conservatorie richieste. Quindi 35 per il numero di conservatorie e paghiamo, diciamo, anche la tassa ipotecaria. L'imposta di bollo non manca mai, e quindi anche qua, in funzione del numero delle conservatorie, 64 euro è oggi l'imposta di bollo, quindi 64 per... e quindi facciamo pagare anche lui. Adesso immaginate in una divisione testamentare dove ci sono delle quote, e te un terzo di quello, un mezzo di quello, cioè le imposte devono essere pure ripartite in misura proporzionale a ciò che ricevo. Attenzione però, perché oltre a ripartire correttamente le imposte c'è da considerare un altro aspetto, ci sono le agevolazioni fiscali, per cui se mio fratello è giovane imprenditore agricolo, è lui singolarmente che ha quel beneficio, quindi non gli altri. Cosa invece che non succede per la prima casa? Per la prima casa c'è questo particolare beneficio proprietà, che il beneficio viene esteso a tutti. Quali sono le agevolazioni fiscali? Sono importantissime le agevolazioni fiscali. Prima gambe 18,57. E i tributi speciali? Non sempre sono dovuti, perciò non... Qua da chi sono questi tributi speciali? È giusto per mettere una cosa. Veramente ci sta qualche sentenza che dice che non sono voluti. Io su questo argomento, dai, vabbè, ci conviene tardi, altrimenti non la facciamo più. Sono, diciamo, 18 euro, mi piace così. Allora, sono importanti anche le agevolazioni fiscali. Le agevolazioni fiscali, così come la legge sulle successioni, varia in funzione dei periodi, non è che sono tutti applicabili a tutte le successioni. Io qui ho fatto una semplice sinossi delle agevolazioni fiscali. Vi assicuro che volendoci occupare di solo le agevolazioni fiscali dovremmo stare qui un paio di giorni. Aspetto importante delle agevolazioni fiscali in caso di successioni mortis causa è che per accedervi è sufficiente fare un'autocertificazione. Qualsiasi agevolazione fiscale, ci concentreremo su quella più ricorrente, lo sappiamo tutti, agevolazione prima casa. Allora, innanzitutto vale per tutte le successioni? No, ma solamente per le successioni che si sono aperte a partire dal 1 luglio del 2000. Quindi per le successioni aperte precedentemente non è possibile accedere al beneficio. In cosa consiste il beneficio? Applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa in luogo rispettivamente dell'1 dell'1%, quindi di 200 euro cada uno. Le imposte fisse, l'abbiamo visto prima, si riferiscono al momento dell'apertura della successione. L'aspetto più importante per l'accesso alle agevolazioni fiscali sono i requisiti. Ci sono dei requisiti che deve possedere il bene, e quindi requisiti, parliamo in questo caso di requisiti oggettivi, e requisiti che devono essere posseduti dagli eredi, i requisiti soggettivi. I requisiti soggettivi e quelli oggettivi sono importanti e variano in funzione dell'agevolazione che andiamo a richiedere. Quali sono questi requisiti in caso di agevolazione prima casa? Vediamo quelli oggettivi. Deve essere una casa non di lusso. Come facciamo a stabilire che una casa è di lusso? E infatti c'è una sentenza che dice che la categoria catastale non ha questo scopo. Ecco, è riportato proprio in diapositiva. Ci dice che quella, la categoria catastale, ha la specifica funzione di distinguere l'abitazione, ma soltanto di indicare una rendita catastale proporzionale al tipo di abitazione. Per stabilire se un'abitazione non presenza caratteristiche di lusso, dobbiamo riferirci al decreto ministeriale del 2 agosto 69-1072. Quindi non facciamo l'errore di riferirci alla categoria catastale. Ok? Quindi deve essere. Scandinavo, no, ma ci sono dei requisiti abbastanza accettabili.
L'importante è che noi lo facciamo con la vendita per la stampa, ho citato pure la sentenza. Vediamo quali sono i requisiti soggettivi, quindi solo beni non di lusso. Allora, devono essere anche, cioè le rete deve avere determinate caratteristiche. Allora, deve possedere almeno uno di questi tre che vi dico come requisiti: essere residente nel comune in cui insiste l'immobile, oppure nel caso in cui non abbia la residenza in quel comune, dichiarare di portarla entro i 18 mesi successivi, oppure di prestare attività lavorativa in quel comune come ricade l'immobile per il quale stiamo richiedendo l'agevolazione. Attenzione, uno di questi tre ed entrambe i seguenti due: di non essere titolare esclusivo in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione sita nel medesimo comune. Due, di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei beni, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà, su altre abitazioni da essere acquistate con le agevolazioni prima casa. Cioè, se io ho acquistato un'abitazione e in quell'acquisto ho già usufruito dell'agevolazione prima casa, non posso più accedere all'agevolazione in caso di successione. I requisiti soggettivi vanno dichiarati, cioè la dichiarazione di successione, presenteremo la dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000, dove si dichiara che il soggetto ha quei requisiti. Se ho visto 10 anni prima, non c'è stata una casa, non c'entra, anche se è una residenza all'estero, non c'è, non c'è, non c'è. Puoi aggirare le agevolazioni. Tutto il territorio all'estero, tutto il territorio nazionale, non hai beni, anche se sei residente all'estero. Avevo detto bene, sono all'estero. C'è l'eccezione. Allora, facciamo un attimo anche per la forza pubblica, no? Io sono per esempio un poliziotto che fa servizio a Palermo e c'è una casa a Napoli, devo avere un'agevolazione lo stesso. Questo lo prevede la legge. Non so, allora facciamo giusto due approfondimenti. Allora, uno già l'abbiamo detto, è l'unica agevolazione fiscale per la quale il possesso dei requisiti da un solo erede estende l'agevolazione a tutti quanti gli altri eredi, è l'unico caso di agevolazione. Quindi basta che ce ne sia uno di dare dei requisiti. E qui se non c'è la legge lo prevede, l'eccezione delle forze pubbliche. Sta dicendo, non lo so, che così, va bene. Per arricchire no, sto dicendo, non so qual è, non da... Loro è agevolato tutto, quindi sarà così. Allora, vi ricordate prima, abbiamo detto che se precedentemente abbiamo acquistato una casa, non posso richiedere l'agevolazione in caso di successiva successione. Il contrario sì, invece. Ok, se ho l'agevolazione della richiesta della successione, poi ciò non toglie, quando acquisto una casa posso richiedere l'agevolazione, il contrario no. Un erede può richiedere più volte l'agevolazione della prima casa nel caso erede di periodi diversi, quote della stessa abitazione o addirittura pertinenze dell'abitazione stessa. Aspetto importante, la cessione di quel bene per il quale si è chiesta l'agevolazione. Allora, vedete, siamo io e mio fratello, io i requisiti li dichiaro e quindi tutti e due godremo dell'agevolazione, ok? Quell'abitazione la prendo io, dopodiché intendo rivenderla. Cosa succede quando intendo rivenderla? Se sono già trascorsi 5 anni non succede nulla, ma se ancora non sono trascorsi 5 anni decade il beneficio, ok? Quindi devo comunicare all'agenzia delle entrate, non è che non lo posso fare, basta che comunico all'agenzia delle entrate che sto vendendo quel bene prima di 5 anni. Cosa farà l'agenzia delle entrate? Mi richiederà quello che non gli ho dato prima, senza l'agevolazione. Il mio fratello in questo caso rimarrà sempre fuori, ok? Anche perché
Adesso, detto questo, vediamo un po'. Abbiamo parlato per 3 ore, segno che l'argomento è importante, perché tutto si semplifica invece quando andiamo a utilizzare l'applicazione. Vediamo perché utilizziamo il software per presentare una dichiarazione di successione. Ovviamente un software ci deve dare dei vantaggi, però ce ne sono alcuni che mi danno dei vantaggi, alcuni altri che mi danno ancora altri vantaggi. Ok, io vi farò vedere brevemente come è semplice gestire dichiarazioni di successioni, anche quelle complessissime, con l'automatica Success One. Dunque, ho avviato la si vede? Sì. Allora, chiudo questa finestra dell'aiuto contestuale, così ci concentriamo sui dati. Guardate, dobbiamo semplicemente seguire questo iter per gestire una dichiarazione di successione. Qui in fondo troverete anche la compilazione delle volture, non ne abbiamo parlato fino in questo momento, ma quanto è noioso compilare una voltura, specie con il software Volture 1.1, no? Devi cambiare le impostazioni del sistema operativo, altrimenti non vedi tutti i bottoncini. Oppure per fare quella cartacea, come si formano le lettere distintive o le note nel caso di Volture 1.1. Tutto questo noi lo creeremo in automatico, lo tireremo fuori dalla nostra dichiarazione di successione. Allora, guardate, proprio seguendo l'iter del modello 4, successione, legge o testamento. Vedete? Può essere pure legge e testamento. Facciamo tutti e due i casi. Io non mi sono preparato dati, giusto per farvi vedere quanto è semplice. Allora, ufficio di presentazione, questo è importante perché poi ci vuole il codice. Quindi seleziono Avellino, in questo caso, vedete? E viene già riportato il codice. Voi sapete a memoria, giustamente, però può capitarvi una successione da presentare in un altro ufficio. Data di presentazione della successione. Vedete qui sono segnalati i dati in rosso che sono mancanti. Allora. Successiva, non va bene. Prima dichiarazione. No, la data. L'ho fatta apposta. Siamo preparati. La sto preparando, la presento dopo domani. L'ho fatta pure, anche perché su questo dato adesso facciamo il ragionamento. È voluta la cosa. Come morte che ci sarà. Guardate, come morte, qui c'era già 25 febbraio 2016. Presentare una dichiarazione di successione lo stesso giorno della morte, diciamo, stavamo aspettando così. Allora, nel caso in cui ci sia testamento, dobbiamo inserire anche i dati della pubblicazione del testamento in dichiarazione di successione. Allora, diciamo, volume 5, vettorio 45, giusto qualche dato. Allora, guardate qui, ho delle segnalazioni in rosso per dirmi che questi sono dati obbligatori. Io invento una grafica. Allora, supponiamo che il nostro Regulus si chiama Antonio Rossi, sia nato ad Avellino, data di nascita 01051931, sesso maschile, codice fiscale. Vi invito sempre a verificare con la tessera il tutto, altrimenti qui lo possiamo calcolare. Residenza Avellino, via Italia. Posso fare una cosa? Vado a sbagliare questo codice fiscale volutamente. Metto qui, ok? Allora, 25, data del decesso. Perché è importante questa data del decesso? Vedete, qui ci dice la data di scadenza, se questa è la data di decesso, è il 25 febbraio 2017. Facciamola diventare 2015 questa, ad esempio, vedete? La data di scadenza era il 25 febbraio 2016, quindi già siamo in ritardo. Per cui, come viene scritto qui, la presentazione avverrà con un ravvedimento operoso. Quindi tutti i calcoli che da qui a breve vedremo conterranno anche sanzioni e interessi. Non solo, saranno anche queste ripartite fra gli eredi. Qui abbiamo un ritardo di 2 giorni, usciranno degli importi minimi. Vado un attimino a fare una cosa, metto 2014 addirittura.
così diciamo più stanzioni, luogo di decesso del vino, e questa è proprio la prima parte del nostro modello 4. Nella prima parte del modello 4 dobbiamo dichiarare anche gli allegati. Gli allegati che possono essere, ad esempio, abbiamo fatto istanza per dichiarazione e agevolazione per una casa e ce la mettiamo. Oppure semplicemente li andiamo a digitare. Gli altri allegati, quelli che non sono obbligatori, vi ricordo dal 14 dicembre 2015 non sono obbligatori alcuni. Quindi in alcuni casi riferiamoci sempre alle date. Allora, qui abbiamo fatto una successione mista. Molto spesso determinare nei voti un quarto è presente il figlio, non ci occuperemo di tutto questo perché l'applicazione lo farà in automatico per noi. In questo caso, essendo successione mista, oltre all'albero genealogico sono presenti anche legatari e altri soggetti nel caso in cui il legato fosse un soggetto che non entra nell'albero genealogico. Allora, supponiamo che ci sia il codice, ad esempio un uomo. Chiedevo anche una cosa riguardo diciamo, il codice che c'è, il comune di nascita. Se è un comune di nascita soppresso, è possibile scriverlo? Infatti io sono andato lì e l'ho cambiato. No, il comune proprio. No, lo facciamo noi, periodicamente aggiorniamo il database dei comuni. Ah, quindi ci sono anche quelli soppressi. Però ho detto una cosa importante. Cosa succede? Noi periodicamente, quando voi avviate l'applicazione, viene verificato che si condivide un aggiornamento e stiamo da giorno comunque conosci i comuni soppressi. Sì, sì. Allora, data di nascita. Allora, vedete, al codice in questo momento è assegnata come quota 1 su 1. No, le quote le possiamo. No, le quote possiamo esprimere in frazioni o in millesimi. In questo software possiamo prendere la decisione in qualsiasi momento. Abbiamo già fatto pure la compilata la voltura. In qualsiasi momento cambio le quote da frazione a millesimi. Come? Vengo qui, guardate, frazione, millesimi, vedete? Frazione, millesimi. Allora, mettiamoci anche dei discendenti. Qui ci sarà Giacomo. Con il codice fiscale mettiamo ancora un altro figlio, Marco. Facciamo una cosa, vedete già sono divise le quote, un terzo. Ops, questo qui è un deceduto, un premorto, però c'è suo figlio, ok, che si chiama come il nonno Antonio Rossi, ok, vedete. C'ha un altro figlio questo? Ok, vedete? Le quote. Non mi sei giù nel momento in cui metti un nome femminile, c'è maschio, no? Non sono ancora. Sì, sì, ci stanno gli errori. Sei moderno. Attenzione. Tu dici che sei maschio, no, glielo dà, glielo dà. No, sono sposato. Guarda, glielo dà, mi ha anticipato. Glielo dà l'errore praticamente. Io in ogni caso, in quel caso avevo mandato una lettera del codice fiscale. In questo caso cosa non si troverebbe? Il codice fiscale. Ok, vabbè. Ci vado così le faccio vedere gli errori. Ah, ok. Allora, diciamo in questo momento per formare le quote non è importante, però nel controllo formale pratica poi mi dice guarda che ci sono tutte queste cose che non hai fatto. Allora, quando identifichiamo gli eredi, è in questo caso che andiamo anche a definire i requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni. Ok, quindi andiamo qui e troveremo, vedete, sortilatore diretto, riduzione ubicato in comunità mondiale, giovane imprenditore agricolo, ok? Quindi andiamo a settare da questa parte. Quando andiamo a compilare il quadro A degli eredi legatari,
dobbiamo costruire pure l'albero genealogico. Come si costruisce? Eccolo qui, questo è lo schema di dati che metteremo nel modello 4. Vogliamo inserire proprio il grafico dell'albero genealogico perché ci piace di più, gli eredi non sono tanti, quindi semplicemente spostandoci qui la rappresentazione grafica automatica viene generato l'organigramma contenente l'albero genealogico. Non ci piace questo albero genealogico? Lo possiamo personalizzare, adesso non vi faccio vedere come si trova questo programma, pure abbastanza banale. Ok? Quindi in questo momento stamperemo questo. Ci vogliamo mettere anche un legatario qui oltre agli eredi legittimi. Quindi andiamo qui, altro soggetto, nome Maurizio Neri, della senso del 5956, calcola. Ok. Il grado di parentela, giustamente, questo potrebbe anche non essere parente, che è un legatario, però qualora fosse, diciamo, parente, anche, veniamo, eccolo qui, veniamo qui a scegliere il rapporto di parentela con il soggetto. Faccio un'osservazione importante, perché questo soggetto, nel caso in cui dovesse pagare l'imposto di successione, cambia in funzione del grado di parentela. Quindi anche questa è un'osservazione importante. Vedete, vuoto di legge 0, e però è un parente di terzo grado. Ok? Adesso arriviamo alla parte di definizione dell'asse ereditario. Quindi 4, B1, B2, B3, B4, B5, C e D. Quali sono quelli più rognosi? Quelli del quadro B1. Ok? Dobbiamo trascrivere da misure i dati qua dentro. Allora, qualcuno si fa fare le misure in formato PDF dal sistema, oppure, meglio ancora, abbiamo i dati XML dal sistema. Quindi per evitare queste trascrizioni, che più delle volte possono comportare anche degli errori, andremo a leggere i beni direttamente da queste misure. PDF, XML, esiste? Io in questo caso mi vado a prendere, cioè, delle misure in formato PDF. Allora, guardate, semplicemente la vado a leggere, la misura, e contiene questi beni. Mi vado a prendere ancora un'altra misura. Vedete? Qui ci sono questi beni. Vado a selezionare, in teoria dovrei mettere tutti i beni, no? Giusto? Io ne metto giusto qualcuno e li acquisisco, sono importati numero 9 beni. Per questi beni, vedete, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare il valore. Come lo calcoliamo il valore? Lo sappiamo fare con la procedura di valutazione automatica. Ma basta cliccare su questi bottoncini per ogni bene, vedete, ah, qui non c'è la rendita. Ma questi rumori sono normali, queste vibrazioni. Siamo in zona sismica, non qui. Lo so. Perciò chiedevo. Allora, andiamoci a calcolare un attimo il valore di questi beni. Allora, sono, vedete, sono valori abbastanza contenuti. In basso a sinistra già è riportato le imposte calcolate. Vedete, l'imposta di successione è ancora a zero, perché sono eredi così stretti che sono l'imposta assorbita dalle franchigie. Esageriamo un po' qualche dato, giusto per fare un esempio. Questo fabbricato qui lo aumentiamo, facciamo qualcosa di questo tipo, forse un po' esagerato, ma quella è prima casa, è inutile. Non ho detto prima casa, ma no. Okay. Non lo faccio smettere apposta. Allora, vedete, l'imposta di successione adesso è stata calcolata, abbiamo un valore di 19 milioni di euro per far uscire qualcosa. Per quest'altra qui inseriamo un valore pure qui abbastanza alto, ad esempio un
sentiamo la vendita. Allora, vedete, qui andiamo a dire che prima casa. Prima casa. Chi è che richiede l'agevolazione? Tra questi? Gli dico così. Antonio? Poi facciamo i nipotini. Allora, in questo caso però, glielo dobbiamo dire della dichiarazione di successione di questa prima casa. Dove glielo diciamo? Nelle osservazioni. Come si scrive questa osservazione? Scrive l'automatico in software, no? Calcola osservazioni, tacca, già ce l'ha calcolato e la inseriamo. Ok? Questo vale non solo per l'agevolazione di una casa. Ad esempio andiamo qui a impostare un'altra agevolazione, fondo rustico o costruzione rurale. Però, vedete, non abbiamo dichiarato un requisito soggettivo, ma solo un oggettivo. Per accedere all'agevolazione ce ne vogliono tutti e due. Supponiamo di essercene dimenticati. Vediamo cosa succede. Ti risparmio l'indicazione di questi altri dati che sono poi abbastanza banali, quello più importante sono quelli relativi al riquadro B1. Allora, andiamo a vedere nel controllo formale pratica. Allora, salviamo un attimo questa successione. Però abbiamo messo in verete. Questa è la successione di Antonio Rossi. Allora, andiamo nell'asse ereditario. Sto impostando alcuni requisiti, Allora, vedete, in questo caso per richiedere l'agevolazione ci dice che non c'è nessun erede per il quale abbiamo impostato il requisito oggettivo. Il controllo formale della pratica ci avvisa sugli errori, sui possibili errori. Ad esempio qui ci dice che il codice fiscale non corrisponde ai dati inseriti. Quindi nel caso in cui avessimo variato il sesso sarebbe risultato anche questo dato qui. Ok? Perché questi altri invece non l'avevamo proprio indicato, l'avevamo fatto apposta per mettere qualche dato. In più ci hanno detto, guardate, tu hai chiesto la dichiarazione di una casa, la devi compilare la dichiarazione di una casa. Anche questo compila il software, non solo il modello 4, l'F24, ok? E in più dobbiamo fare anche la dichiarazione di giovane agricoltore. Allora adesso, prima di passare a questo, vediamo quali sono le imposte che sono state calcolate. Vedete? C'è il dettaglio di calcolo per tutte le imposte, tutte quante, eventualmente suddivise anche per le erede. Perché questo c'ha zero? Semplicemente perché non abbiamo assegnato nessun bene. Come facciamo ad assegnare questo bene? Allora, prendiamoci questo qui, ad esempio questo fabbricato, mettiamoci pure una cosa abbastanza importante, altrimenti un valore troppo irrisorio. 4 milioni di euro. Allora andiamo qui, vedete, anziché assegnare queste quote gli dico così, personalizza, modifica quote, vedete qui gli dico assegna tutto a questo, ok? Conferma, le quote sono assegnate tutte a questo erede. Andando nel report di calcolo in automatico ottengo l'aggiornamento delle imposte anche per questo legatario. Vedete qui è ricordato proprio tutto il calcolo erede per erede. Ok? C'è anche il totale, c'è anche il calcolo del ravvedimento operoso ripartito anche questo fra i vari eredi. Ok? Allora, andiamo, 33.000 euro era il ravvedimento operoso, il costo di successione 970.000 euro. Allora, stampe, andiamo a stampare il modello 4. Allora,
la dichiarazione di successione, questo software è disponibile anche in modalità free, potete stampare solo il modello 4, non potete consultare i calcoli, però per stampare il modello 4 l'applicazione, basta che la scaricate, vi registrate, è gratuita. Nella versione a pagamento il modello 4 è anche editabile, cioè vuol dire che vengo qui e ci posso continuare a scrivere, mentre quella gratuita è bloccata. Allora vedete, questa è la dichiarazione di successione. Vede bene? Sì. È completa in ogni sua parte. Ah, la faccio giusto vedere, diciamo. Andiamo avanti. Cosa dobbiamo stampare ancora? F23. Anzi, F23 per il ravvedimento operoso. Ok, stampa. Anche questi sono in formato editabile. Ecco, vedete, questo è l'F23 per il ravvedimento operoso. In triplice pagina, vedete, quando qui andiamo a mettere gli importi, ci aggiornano anche tutti i totali, anche questo è scritto in lettere. Ok? Siamo? Sono state aggiornate già tutte e tre le pagine. Allora, cosa dobbiamo stampare ancora? Allora, i tributi speciali eventualmente li sentiamo qui, che è 18 euro. Ok? Allora, dobbiamo stampare il prospetto di... Ecco, c'è anche... in fine, oppure il prospetto di autoliquidazione, quello standard. Stampa. Vedete? Prospetto di autoliquidazione già stampato. Cosa dobbiamo stampare ancora? La documentazione legale, la dichiarazione di una casa, giusto? Allora, guardate qui com'è semplice. Andiamo a prendere dichiarazione di una casa, è questo l'unico richiedente, selezioniamo conferma, e in questo caso la documentazione viene salvata nel nostro file, non che ce lo dobbiamo salvare sul desktop, è all'interno del nostro. Come vedete, c'è un buon processo e troviamo anche la dichiarazione prima casa. Abbiamo finito? Mi ricordo sempre del controllo formale pratica, No, dobbiamo compilare la cottura. Come vogliamo compilare la cottura? Vogliamo fare la presentazione cartacea oppure vogliamo compilare con il software cottura 1.1? Cottura 1.1. Tanto, o è l'uno o l'altro, sempre cattivi il problema. Allora, in questo caso vado a preparare la domanda dalla successione. È stata identificata una sola provincia e quindi ne dispone solo una, con due note. Vedete? Chi ci sta in quest'altra nota? Ci sta il legatario. Gli altri sono tutti divisi in code uguale, quindi ci sarà una sola nota. Ovvero, per la presentazione in cartacea ci sarebbe stato due lettere distintive. Ok? Cioè, le operazioni sono le medesime. Semplicemente devo integrare i dati di presentazione della dichiarazione di successione ed eventualmente esportare, vedete, per il software Cottura 1.1. Esatto, ng001.dat. Clicco salvo, l'ho messa sul, spero di averlo messo sul desktop, questa... ecco qui. Quindi così, a questo punto, questo lo conoscete, questo software, no? Desktop, l'ho messo sul desktop, eccola qui, vedete, e questa è la nostra dichiarazione di successione esportata in Cottura 1.1. Non so se ho mancato qualche dato qui, forse vado a fare un attimo. Sì, ho mancato qualche dato, sì. Ok? Posso presentare anche la cottura cartacea. Vedete, già sono stati identificati catasto terreno, catasto fabbricati dei comuni. Questo ad esempio, catasto del servizio urbano del comune di Carmine. Anche qui vado a mettere i dati e vado a generare la cottura da presentare in formato cartaceo. Anche queste sono in formato, vedete, IDF ancora è editabile. Sono la 3, sì. Vabbè, io mi libero, sono andato velocissimo, ringrazio per...